Porca puttana. Ma questa cosa non è possibile. Io non veramente non so. Ciao. Non so più. Ormai non ho più idea. Ho aggiornato anche il firmware qui della. Ah no, aspetta. Ho aggiornato il firmware dell'altro. Fammi vedere, vediamo. Game capture. Aspetta un attimo, vediamo. Vediamo, magari c'è un firmware nuovo anche per il Cam Link. Vediamo. Ah, sì, mi ricordo. Scusatemi, è morto un attimino. Ah no, ci sono, ok. Dispositivo ingresso, no. Più informazioni, non c'è. No, ho Un tavolo sbagliato. buono che conosco il proprietario, ma certo. Controllo aggiornamenti, avanza. Eh no, qua non mi dice nulla a riguardo. Non mi dice se c'è da aggiornare il firmware. Sembrerebbe di no. Verifica aggiornamenti, vediamo. Però mi verifica gli aggiornamenti del programma. Ah, se niente da, non va più un cazzo. Perfetto. Grazie a Gabriel per il raid. C'è un aggiornamento, effettivamente. Proviamo a vedere. A Gabriel per il raid, a Ubicotto per i 3 mesi, a Kira per i 42, grazie mille. Grazie a Omnicon per i 6 mesi, ad Andre per i 10, dopo un Sunday Lego rilassante dal buon Gabriel. Eccolo qua, gattone, per questi 10 mesi, e chiedo gentilmente una benedizione. Scusa un secondo. Per la domanda di disoccupazione, sempre il minore di 3. Ma io le faccio tanti auguri, ma le auguro anche di trovare un altro lavoro molto velocemente. Tanti tanti auguri. E oh, quanta roba vuoi, rompicoglioni. Ti ho detto di no? No, dai, scassa Maroni. Ecco qua. Sì, signore, dica 18, dica. Perché dice sempre grazie 18? a Joan, Se già 30, ma è soldi, tantissimo. soldi, E sono 30 effettivamente. Grazie mille, grazie a Scarraffio. Cappuccino in casa, che fuori non c'è nessuno di buono. Per carità, state a casa. Come si sta bene? Ah, adesso rompicoglioni perché c'è Buongiorno. OBS. Giustamente. Facciamo ignora. Secondo me finisce a merda. Dove ero rimasto? Dove ero rimasto? A Vlaco! No, niente, allora esci. Lo reinstallo dopo. Ricordatemelo dopo, l'installazione. 19, come il Covid. A proposito, una benedizione per il tampone che dovrò fare a breve. Tanti auguri a lei, tanti auguri. Da quello che ho capito, oggi decidono cosa fare nei prossimi giorni, no? Un tavolo buono che conosco il Oggi, proprietario, stasera. ma certo. Oggi, sera. Quest'oggi? Questa sera? Non lo so. Grazie a Inoki per i 9 mesi, a Geppo il Folle per i suoi 43, e Yumi, Salvegato sono 45 e non riesco a seguirli in tempo reale sempre, ma i smart working sì, grazie mille. Maestria, E grazie anche a Bongo Selvaggio per la subscription. Rinnovate tutti perché siamo all'hype train di livello 2. Ho freddo ai piedi. Noi siamo già arancioni da oggi. Non so, mi non so. Non so. Aci, buongiorno gatto, siamo a 3. Grazie mille. Noi cosa siamo? Blu? Io mi sono macchiato qui col caffè. Non so se si vede. Vediamo, Ah, sì, mi ricordo. eh. Ecco, vedete? Non mi sono pulito il culo, non è una sgomma, ma è il caffè. Lo spanto prima. Ecco qui. Successo un casino. Ma grazie mille intanto a Tuacci. Buongiorno gatto, siamo a 3. Già letto, però io lo ringrazio di nuovo perché mi è uscito 7 volte. Grazie ancora, Aci. Ma grazie a Tua Riccardo, sei Casual, arrivato che figlio. regala Saba Ciumando, a Gendai, a Rosa, Double e Die First. Ringraziate Ricordo tutti. onorato, maestro, signore. Mi sono incastrato, scusatemi. Grazie a Martina per i suoi 2 mesi. E Simon, sono 18. Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Grazie Riccardo, dammi la mille. Non cospirazione. muoio, ci provo, ci provo. Allora, vi faccio vedere una robina. Vi faccio vedere una robina. Sono andato avanti oggi un pochino, non tanto. Riccardo, dai una Avrei dovuto cospirazione. lavorare. Farò domani, domani mi ci impegno ancora di più. Poi
promesso. Domani devo fare il video, Riccardo, e devo organizzare anche il Subday. Domani sono veramente incasinato, quindi il Subday mi sa che lo facciamo giovedì. Adesso mi organizzo. Scusate, è una settimana disastrosa anche questa. Dicevo, tiè, guarda qua. No, ho sbagliato il bottone. Guardate qui. Allora, mi mancano tutti gli ultimi livelli qua con Rosalinda, ma siamo praticamente in bolla. Mondo 1 100%, mondo 2 100%, mondo 3 100%, mondo 4 100%. Manca il mondo 5, il mondo 6, il mondo 7, il mondo 8, il mondo 9, il mondo 10, il mondo cazzi e il mondo terribile. Manca questo soprattutto. Non lo completo con tutti i personaggi, non me ne frega niente. E invece mi sono drogato, che vi devo dire? Non lo so. È perché ho voglia di giocarci, mi è rimasta molta voglia di giocarci. Ed è uno di quei giochi che posso giocare anche in a tempo perso, insomma. Tanto devo rifare i livelli. Grazie mille a Virgin, siamo a 7, come vuole il tempo quando ci si diverte. Grazie mille, grazie anche a Berto, una benedizione per l'orario di fisica 2 di domani. Tanti auguri a lei e alla sua fisica orale. Domani facciamo la live con Jay, è vero, confermo, giocheremo a Mario Kart 8. Mario Kart, è l'8, Mario Kart 8? Sì? Perché non ricordo mai se è 8 o infinito. Comunque, quello e da mezzogiorno all'una. Domani sarà una giornata piena perché ho anche altra roba da fare domani pomeriggio. E quindi purtroppo per Jay le ho detto, guarda, facciamo quest'oretta qua perché me l'aveva chiesto 2 settimane fa, poverino. Che sono parecchio incasinato, sono un po' indietro con un po' di robe, ma vedrete che mi organizzerò, riuscirò a fare un po' di cosine belle. Ma Luke Sparrow dalla spiaggia regala Saba Shadow a Mr. Mangius e Contact. Grazie mille Luke. Dai, completatemi anche il livello 3 di Ape Train, perché qui siamo verso la fine del mese, c'è stato il drop dei sub, ma sono sicuro che in realtà questo drop dei sub è dovuto solo al fatto che sono tutti a studiare, a interagire per la sessione. Ma io vi ricordo di rinnovare, quindi rinnovate. Sì, è 8 Deluxe su Switch. Bevo, che ho sete e sono allappato. Elemosina style, mamma mia Nick, che brutto messaggio, davvero? Sono stato eccessivo. Scusatemi allora se sono stato eccessivo. Grazie a Sandwich. Buonasera, signor Gatto. Vorrei chiedere una benedizione per far passare il COVID. Però forse è un po' troppo. Grazie comunque per allegrare le mattinate mie e delle mie coinquiline. Grazie a lei e tanti auguri. Un po' anche a noi. Gli auguri un po' per tutti. Mr. Ginery, 10 sub, grazie a Macro, a Barbie, a Bo, a Jim, no, che regala a Macro, a Jim, a One Wing Punch, a Trecladi, a Gerbrun, a Talaman, a Bellotti, Riccardo, Andrea, e a J Bucket, grazie mille. Sono rimasto ad agosto? No, non è vero. Sei tu che sei sempre. Riccardo, dai una comunque cosa. Scusatemi se insisto nel ricordarvi di riabbonarvi. Cioè, più che altro io lo ricordo a quelli, non tanto a quelli nuovi, ma a quelli che purtroppo si devono ricordare. Sì, poiché l'abbonamento manuale deve essere fatto manualmente. Niente. Grazie a Daniel per i suoi 8 mesi e a Isnis, anche egli per gli 8 mesi. Si lavora tutto il giorno, ma la sera si recupera la live. Le si vuole bene, grazie. Vedete, sono i prime che purtroppo ricordo. Si dimenticano e quindi bisogna ricordarglielo. Grazie a Matti per i 26 mesi. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Lo so, ogni tanto lo ripeto a macchinetta, me ne sono reso conto anche io, però appunto purtroppo il Prime non si rinnova automaticamente, Riccardo, bisogna ricordarlo. Che l'abbonamento manuale è lampadina. Sì, però è scomodo. Infatti il livello 1 è decisamente più comodo, Riccardo, per non perdere streak, per non perdere un cazzo. Così non vi perdete nulla. Però giustamente capisco che il Prime è goloso, però il Prime è manuale. Super Seducer 3. Vecchio ricordo. Mio. Qua, boh. È uscito, non è uscito, non mi è arrivata la mail. E quindi che cazzo ne so, vado a vedere. Super Seducer 3. Nada, non c'è niente. Continuo a dire quando ci approvano. Vediamo nell'hub della comunità se hanno scritto qualche cazzo di cosa. E nulla. Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Se gancio da tutto.
Vabbè, non mi apre l'app della comunità per qualche motivo, ma scusatemi, adesso ve lo chiedo anche a voi, perché effettivamente sta iniziando a diventare imbarazzante. A me Steam sono un paio di mesi, forse anche qualcosa in più, che è praticamente inutilizzabile. Devo cliccare tipo 10 volte nel negozio per tornare alla home, i giochi li scarica veloci ma poi dopo rallenta di brutto, quando devo passare da una pagina all'altra ci metti una vita, anche a voi? No, perché veramente è diventato una merda, ma tanto anche. Cioè faccio tanta fatica. A te no, Ricky? E io veramente, anche adesso, ho cliccato Hub della comunità 3 volte per entrare qua, e niente, l'ultimo messaggio è appunto quello del 15 febbraio. Cazzo! Galarion! Grazie mille! Guardate che blocchi che scompaiono. Non ho mica capito, sai? Buongiorno gattone. Non ho giocato Mario, ma ho visto che dove saltavi sulla parete coi blocchi che scompaiono funziona anche se continui a saltare veloce. Spero ti possa essere utile. Lascia stare quelli che ti dicono di cambiare PG e continua così. Io la ringrazio moltissimo, sì, Galaron, però non ho capito il consiglio. Saltare veloce in che senso? Saltare 2 blocchi contemporaneamente? Grazie anche a Dracaross. Buon pomeriggio, gattone. Tra poco facciamo 1 anno. Grazie mille, sono sicuro che saranno 2 mesi fantastici. Quando farai una... Cioè, mancano 2 mesi e poi... Vabbè, avete capito. Fare 2 salti... Non ho capito. Sto proprio cercando di capire cosa va là. Non lo so. Vabbè. Oh, la mia schiena. La combo di salti che fai con Mario. Boh, vabbè. La peggior app è l'app di Steam. Ma in realtà... Oh cazzo, sono già le 5 di... Scusatemi, pensavo di essere partito un po' prima. In realtà no, cioè mi sono sempre trovato bene con Steam. Però ci sta mettendo proprio una vita a passare da una pagina all'altra. È proprio diventato scomodo in quel senso lì. Boh, non so. Acitto, buon misiversario a me, grazie di tutto gatto. Grazie a lei, Acitto, per i 32 mesi. E Maisy per la subscription, per la prima volta. First try, no damage. Grazie mille. Eccoci qua. Questa è casa mia, entra. Buongiorno. Allora, sono 2 settimane che non ci gioco. Non mi ricordo un cazzo. Mi ricordo che ci hanno rapito la collega. 2 ore e 45 minuti, ecco qua. E parlo con Leonard. I'm not holding if that's what you're thinking. Non so. Grazie Ricky. Te la butto lì, io domani la donna firmiamo il contratto. Così, debotto. È diventato romano questo. Ma stai nel tuo, Ricky! Però grazie, tanti auguri a lei e alla sua signora. Allora, do un'occhiata al tuo negozio. I'm going to look around your store. If I had something to mail, this might work. Telecamera di sicurezza. Oh! Che è scaracchiato? Yes, I'm on camera. Schifo! There aren't any maps left. Sorry, little dude. The sheriff came by a bit ago and nabbed all the maps. Didn't even pay for them. Something about immature dominion or something like that. Pianta mangia uomini e quella dei tesoro si sono... Ah, è questa che fa casino. I don't have an extra finger, though. Non ho un dito che avanza, ok. Ma i piccioni sanno... No, non ho capito. Ah no, niente, mi è vibrato per il semplice fatto che... È giusto qui, allora. It's an empty can of Crockford's tuna heads, the good parts. Still has that... It's an I'm sorry you were cut out of the inheritance card. I'm here to serve. Ok. No, non mi ricordo, ragazzi. Ditemi se mi sono perso qualcosa qua. Non mi ricordo proprio, scusatemi. È passato troppo tempo. Andrebbe giocato tutti i giorni, purtroppo. Kobo, salve gattone. Non so cosa dire di simpatico, quindi buon gioco. Altrettanto, grazie. Va bene, Ricky. No, grazie. Parla con Leonard. 2 settimane fa. Anche una volta si è la settimana scorsa. Che tra l'altro avrei saltato anche questa settimana. Perché in realtà stiamo saltando la beta di un gioco veramente figo che ho provato prima da solo.
I'm here to serve. Qualcuno si ricorda cosa devo fare? I personally am really fond of the chocolate bonbons. Il bus pass mi serviva. Il bus pass, dici? Non posso. Knockout City, sì, è molto figo, ragazzi. Provate la beta. Repellente per orsi, posso? It's called Levo's Bear Repellent. When you have this, you don't need to... I'm feeling some concern for Agent Ray. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find a dime? Ah, giusto, non ho provato a dargli i soldi, perché magari se do i soldi mi dà il bus pass. Usa decino con Leonard. No, aspetta, dai il decino a Leonard. I'd better hold on to this until later. Meglio tenerlo per dopo, mi dice. Ah, sì, mi ricordo. Play to lotto? Allora proviamo a fare così, dai decino. No, niente, solo Leonard. I'd better hold on to this until later. Let me know if I can help you with anything. Grazie a Mistrose per i suoi 3 mesi. Do you know my cousin Bernie? Abbiamo visto la storia della game designer, sì, confermo. Looks pretty dark down there. I can't see anything there, but it's this grate is both bolted and welded shut. No way I'm going to open it. Proviamo ad andare su di qui. Allora, ci hanno rapito la collega. Qui c'è un granello di polvere. Verso la città e vado avanti di qua, allora. Ok, di qui non c'è niente, vado verso la contea. Baggins! Whoa there, little agent Reno. Oh, okay. You can't just go bumbling around the county without a map. Perfetto. It's too easy to get lost. And there is a killerino on killerino. The loose. Lavoro per l'FBI, I'm me la so cavare. I'm a federal agent. I can take care of myself. And a darn fine agent, I'm sure of. Zachary Kermos, but we have laws around here, and everyone is required to have an official map. Ok, allora dammi la mappa. No, aspetta, non posso prendere la mappa perché ce l'ha tutta lui. A map? Me l'ha detto prima. Oh, yes, and not just any map, but an official map. Aren't there some donuts that need eating? Well, you got me there. Oh, those donuts aren't gonna eat themselves. But we have laws around here, and everyone is required to have an official map. Ok. E dove la trovo? And where would I find this official map? Well, the county is plumberino out of them. Abbiamo finito perché l'hai prese tu. This really messes up your investigation. I'm sure the head office will understand, Reno. Shall I mark the case as unsolved? No. Not a chance. Rendiamo mai. The feds never give up. Sì, ci nasconde qualcosa. Le mappe. Yeah, you're right. I'll head back to town and find a map. Ooh, donuts do sound good. Quindi se io ci riprovo, lui comunque... Whoa there, little Agent Reno. Certo. Like I said, but... I'd better start looking for Agent Ray. It's been too long. Yeah. Ooh. Sì, magari è nascosto nel suo ufficio, sì. Il taccuino continua a dondolarmi. Ah, no, aspetta. Ok. Sì, l'ho già letto quelle cose lì. È alto il volume? Scusami, Movietron 3000? Non avevo visto che c'era un oggetto interagibile qua. Ok, che fa? All the lights are out. It must be broken. The instructions say insert coupon for movie. La valvola. It's a pretty big vacuum tube. Raccoglila. It's stuck. È stuck. Tirala. It's stuck. È stuck. Aprila. I can't open that. I can't open that. Va bene. Sì, sì, lui ha preso tutte le mappe. Magari le ha nascoste da qualche parte giustamente nel suo ufficio. Posso andare di qua? Sì, ma non ci interessava, ci erano già stati. Provo ad andare nell'ufficio. Grazie a Jinkdog. Salve gatto, sono 10 mesi con lei e 6 con la mia signora. Sto decidendo quale evento festeggiare. Ma festeggi tutto! Grazie mille. Era municipio il suo ufficio? Non mi ricordo mica, eh. Sì, perfetto, di sopra.
C'era un posto con una mappa in Bella Vista. C'era un posto con una mappa in Bella Vista, l'ho anche guardata. Al baretto? Where can Agent Ray be? Cos'è questo? Alla banca. Al diner c'era. We interrupt our hostile takeover. Non-stop music with this important message. You're dove listening to KSCUM 190. Ah, dalla giornalaia? Andiamo, andiamo. Mi ricordo che l'ho visto, eh? No, non qui. Dov'era la giornalistica? Valvorama. Cos'è questo? Cibo birra? No, questo è il diner. No, non è il diner, scusami, il, insomma, quella specie di autogrill di prima. Dove cazzo era quel po'? Di qua? No, questo è il vicolo dove hanno rapito la nostra signora. Sì, la nostra signora, la nostra... Ma perché? Io odio maledettamente tanto i cazzo di giochi, va bene? Che mi fanno cliccare fuori dallo schermo. Sei un punta e clicca, mi devi far cliccare dentro lo schermo, non fuori. Porca di una puttana, guarda. Che odio. Che odio. Agent Ray? Agent Ray? Ah, è successo qualcosa? Bene. Una ripresa? Posso fare niente? No. Non ho capito. Non ho capito. Cos'è successo, ragazzi? Che per cliccare vai avanti di qua sono andato oltre. Eccola la mappa. It's a map of the Tri-Thimbleweed Park County area. Do you know this map is a priceless first edition? Please don't touch. Devo distrarla. It's a map of the Tri-Thimbleweed Park County area. La posso fotografare? Usa macchina Polaroid. There's no film in the camera. Manca la pellicola. Allora, provo a parlare con... La posso scannerizzare, magari? It's con a la Copytron. Copytron 3000. Ok. Allora, fai usa mappa con... Ah, the no, Copytron per... takes nickels. Eh no, devo raccoglierla questa, che non me lo fa raccogliere. I know it's beautiful, but you can't remove it. Grazie Spinning Bike. Dopo che anche il mio nome e cognome sono arrivati su Marte con Perseverance, concludiamo in bellezza con la sabba al gatto. Spinning, congratulazioni e grazie mille. Can I help you? Perché posso prendere la mappa? Why can't I take your map? I'm a federal agent. Okay, that's actually two questions. First, being a federal agent doesn't mean you can waltz into a newspaper office and take their map. Ah no, l'FBI non può fare quello che vuole. We have a little thing vuole. Called the Fourth Amendment. And second, that's a priceless original. If you want a map, check the QuickiePal. Finito il QuickiePal, però. Can I, as a private citizen, please have your map? Nope, it's a priceless original. Posso farne una copia? Niente, non ci sono cose. Nice chatting. Got a murder to solve. In realtà basterebbe proprio fargli la copia con la fotocopia, non me lo fa fare però. Wish I had a walkie-talkie so I could call Agent Ray. Esatto, è quella della Costituzione americana. Tra l'altro lo sapete che c'ho un callo sul pollice? Non so se si vede. Sulla punta del pollice. Vedete che è un po' giallino? C'ho il callo. Perché ho giocato a Mario. Vedete, vedete la differenza? Di qua è morbidino e di qua è duro. Vabbè, così. Ho detto una cosa giusta prima con la Polaroid, dici. Sì, però non ho cartuccia per... Ah no, cartuccia Atari. Niente. It's the ET game for the 2600. I can't put it in there. Però non ho neanche carta fotografica, quindi... La macchina da stampa? Gutenberg ne sarebbe fiero. Usa? What are you doing to my map? Please leave it alone. I'm not a printer.
I don't know how to use an antique printing press. 5 centesimi. Color Copytron 3000. For Color Copytron 3000. For all your copying needs. Copies 5 cents each. La farei io, però non me lo fa fare. It only takes nickels. Ah, prendo solo i chinini da 5. Quindi devo cambiarli. Qualcosa per distrarla? Però non saprei cosa fare, quello è il punto. Ah, gli posso Please don't la mess valvola. With the police scanner. I'm waiting for a call about a man in town making noise. Un uomo in la radio della polizia. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man. Ok. Thimbleweed Nickel, established 19. La provo a chiamare dalla cosa. Mi ricordo che c'era la cosa della polizia di là, no? No. Aspetta. Aspetta, O sbaglio, non c'è il telefono della polizia qui in alto. Questo qua. It doesn't have any button. It's been no, long è Polistron, c'è questo. Maybe you should just try switching to Agent Ray. No. Oddio, attention so. All units. L'uomo? Ah, giusto, cos'è che aveva detto? Cazzo, mi sono dimenticato cosa aveva detto. Enough screwing around. I've got a case to solve. Che fa rumore, faceva rumore? Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, attention fermi. All units. L'uomo. E dov'è che era? La zona est della città? Che urla, che fa rumore. Ah, eccolo là, eccolo là. We're short a story on page 4. I sure hope no one tries to touch my map while I'm away. Lo dice pure, lo dice. Ok, ok, siamo tornati in carreggiata. Però secondo me non mi posso rubare la mappa. Io penso di farci la fotocopia o qualcosa. Di qui. Ok. It's a map of the Tri-Thimbleweed sì, Park County. Ma sì, prendila, raccogli. I'm losing my well-known patience. Stop it. Can I help you? Ma è normale? Can I, as a private citizen... Nope, it's a priceless original. Can I, as a No, no, scusa, era così nice che mi dava il NIMT. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about... A man by the uomo diner vicino with al ristorante. Attire. Uomo vicino al ristorante con degli abiti inappropriati. It's been long enough. Ma è cambiato. Uomo vicino al ristorante con degli abiti inappropriati. It's a police radio. Looks like it's on and ready to use. Attention, all units! Uomo, vicino al ristorante... Con un cappello troppo stravagante? It's not much, but we're short a story on page 4. I sure hope no one tries to touch my map while I'm away. E lei se ne va. E ok. Cambio ogni volta. Sì, provo ad andare al ristorante, magari la trovo là. We interrupt our hostile takeover non-stop music with this important message. The feds are watching us. Make no mistake.
No, non ho la moneta giusta comunque, hai ragione. Lo mollo, lo mollo. Questo è un problema per me gravissimo, non ce la faccio a giocarci così. Kalindor, rinnovo il volo e si torna a studiare. Buona indagine, detective. Grazie mille. Buono studio a lei. Ho sbagliato. No, per me è veramente inaccettabile questa cosa qua. Qui c'era il cambio moneta, giusto? Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? E grazie anche a Further Peace per i suoi 53 mesi. Era la sala giochi, sì, cambio monete. Però ci avevo provato a cambiarlo, se non sbaglio. Eccolo qua. Però non andava, no? Looks like a really big tube. It doesn't work in that. It doesn't work in... Looks like a really big tube. It's stuck. Allora. It's stuck. I don't want to pick that up. I can't open that. Il token non era questo. No, dai gettoni comunque. Mamma mia, che scatti che tira. I don't want to pick that up. Va bene, comunque, devo capire come mai quella lì va via così veloce. I cani sembrano veramente veri. Così qua. No, vabbè, ma Lupo, non è tanto quello il problema. È che lei è già tornata, vedi? Il problema è che lei è già tornata. E perché è già tornata? Please don't mess with the police scanner. Same. I'm waiting for a call about a man out by the factory being falsely reported. Fabbrica, falsa segnalazione. Can I help you? Nice chatting. Got a murder to solve. Ricky dice di ricordarsi bene le meccaniche del gioco. Io non me le ricordo. Un modo per essere in due posti contemporaneamente? Mi serve la collega. Cazzo, ma io posso usare la collega? Ah no, vedo dov'è. Ah, ma non si svegliava? I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Vabbè, scusatemi, io non pensavo che si potesse svegliare lei. Cioè, per me questa cosa è stata randomicamente randomica. Io pensavo che di doverla trovare. Vai verso lo schermo. An arm extended in friendship or supplication. Va bene. Hard to tell. Sir, looks like this valve has been welded into position forever. Posso andare un più a destra? Che mi sparisce il mouse. An arm extended in friendship or certainly. Ok, posso prenderlo? Is made of plastic. No murder here. Vabbè, quindi non puoi raccoglierlo. The only thing I get from poking around these boxes. The only thing I get from poking around these boxes is a... Ok, qui c'è un cancello chiuso. Qui c'è la gocciola che gocciola. Per emergenze chiamare Edmund Tron. Looks like someone knew I was going to get stuck down here. Unless my kidnapper wrote that as a trap. Only one way to find out, I guess. It needs a dime to work. Cazzo. I'd say that leads somewhere I don't want to go. Credo di aver capito. Fammi vedere. Sì, ho capito. Mivorik, buona domenica, signor gatto. Già che ci siamo, per avere una delle sue magiche benedizioni per l'esame di mercoledì. Ma tantissimi auguri e grazie. Not sure why, but okay. Seems like a waste of a good dime. Easy. Quanto rimbalza? Quanto rimbalza, bastardo? Non si possono parlare, tra l'altro. Ah, sì, mi ricordo. Va bene.
It's a dime, but it's now pretty slimy. Valvola? This valve has also been welded into position. Signor Balocco, 8 mesi, grazie. Domani cerchiamo di continuare con Mario. There's a dime in the coin return. Scusami? E come... Ah, c'è un... Vabbè, c'è un Toiletron. Non c'è la luce? Asciugamani elettrico. Per bel divertimento, Edna, 3444. Ah, proviamo a chiamare il 3444. Voglio usare il mio decino per chiamare Edna. Vediamo. Hello? Hello? Someone there? There's no heavy breathing. Let me show you how you do it. Hello? Is this the sheriff again? Hello? Hello? Someone there? There's no heavy breathing. Let me show you how you do it. Hello? Is this the sheriff again? Hello? Hello? Someone there? There's no heavy breathing. Perché mi ha dato il resto se tanto... Vabbè. Non è stato un good time. Oh, no way am I going to look in there. I can smell it from here. Looks like a really big tube. Ugh. They're all used up. Hello. That's a huge toilet. Seems out of scale. Posso aprirlo? I'd rather not. Like it's turned off. Come è spinto? I look good. Va bene. Mi serve un numero di telefono. Sì, c'è l'elenco telefonico con il telefono qui. Non mi ricordo però se c'era. Infatti stavo venendo qui perché non ricordo se. It's out of order. The coin slot is filled with glue. The buttons are missing and the cord to the receiver is cut. No, no. Otherwise it looks fine. Non può ricevere telefonate qui. Ha tagliato il coso della cornetta, quindi per forza. Raccogliere la valvola? Ci ho provato, non me la dà. Ma? Ah, giusto, avete ragione. C'è l'elenco telefonico. È che l'elenco... Probabilmente l'elenco telefonico è che c'è dentro i nomi delle persone... Come si dice... che hanno fatto il gioco. Quindi non mi viene in mente un nome che potrei utilizzare. Dalla tipa? Quale tipa? Ah, da lei? Scusatemi. Non posso. Giusto. Edmund Tron. Giusto, l'ho letto prima. L'avevo letto prima. Avete ragione. Sono un coglione. Scusate, il caffè deve ancora fare breccia. E non c'è. Oppure sotto Tron... No. Tran? Ah, era Tran! Ho letto male. Vabbè, sì, sì. Edmund. Allora, scusatemi. Vi spiego perché. Ho dato per scontato che quelli importanti fossero in nero
e quelli in grigio fossero nomi in più, appunto, dei patron, non dei patron, come si chiama, delle persone che hanno pagato per mettere. Quindi ho palesemente ignorato tutto quello che era in grigio chiaro. Allora, io a questo punto non capisco perché fare questa distinzione. Ah, è l'opposto? Cioè, i backers sono quelli in grassetto? Boh, a me pare una stronzata. Perché per me, nel momento in cui metti qualcosa, vabbè, scritto in scuro e scritto in chiaro, per me la cosa importante è questa e non questa qui. Poi capisco che avrei dovuto leggerli tutti, errore mio, ma vi sto spiegando perché. Grazie a MiscappaPP, ciao gatto, passo a rinnovare prima di andare al lavoro, buona live a tutti, altrettanto, grazie mille. Non è importante, allora, io capisco dare l'importanza al backer, Gabriel, ma io che non so che sono backer, cioè io lo so perché me l'avete detto voi, ma io che gioco il gioco per la prima volta, completamente asettico, vedo cose più o meno importanti, allora magari l'occhio mi cade solamente su robe scritte, vabbè, quello che è. 3511. I'm trapped in the sewer. Please call the authorities and let them know. You'll notify someone. Thanks. Senza risposta né niente. Ok. I got an emergency call Eccolo. About someone being locked in the sewer. I should have expected, Reno, it was you. I don't like being interrupted when wrestling is on. Bad news, Sheriff. There are no donut arenos down here. This case doesn't seem like something the feds would be interested in, hm? Now you should head back to the home office arena before you get hurt. Non dice che è stata rapita. There is a killer on the loose. Sì. Yeah, I'll run that up the home office arena flagpole. In the meantime, can you get me out of here? Sure, just follow me. Ah, si aprirà no, basta. I will need to blindfold Come, you. Scusami? Nothing about this town surprises me anymore. No, there's a bus leaving in a few hours. I think we can handle the investigation from here, Areno. Ok, va bene. Ah no, beh, lei è già qua e allora facciamo questo. Bom. No, non sono Baker di Timbleweed. Proprio per quello che non... che è una meccanica con nomi aggiunti che, secondo me, boh, hanno sbagliato. Bom, vediamo un po' qua. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the factory being falsely reported. Uomo vicino alla fabbrica per una falsa segnalazione. Ah, giustamente era lo stesso di prima. It's a police radio. Looks like it's on and ready to use. Attention all units. Fabbrica. Da false informazioni. Enough screwing around. It's a police radio. Looks like it's on and ready to use. È una falsa segnalazione. No, no, ho capito. Attention, ma all mi viene units. Cosa metterci? L'uomo. Fabbrica. Che si fa i fatti suoi? Ah, it's ok, not much, in quel senso. But we're short a story on page 4. I'll be back soon. Don't you touch my map. Ok, ok, ok. Proprio così. Ci parlo lo stesso? Ah, vedi? It's a color Copytron 3000. No, è 5 centesimi però. The Copytron takes nickels. Però me l'han poggiata. Hello. Just leaving? I assume that's a map in your pocket and you're not just glad to see me. Immaginavo. Please return it to its frame.
Mi mancano Thank i 5 centesimi. Quindi well, that last story was a bust. 5 centesimi, dove li trovo? Maybe the next one will be better. Ho fatto notare all'inizio del 2 per 500. Ma scusami, dal negoziante, no? Quello che ha fatto parte dei Via Verdi. Però non li ho mica trovati. No, ho sbagliato. Buy me some kombucha. Dai zitto, rompi coglioni. Nella sede del giornale una monetina per terra. Adesso vediamo, eh. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? Qui non vedo niente. Da 5 centesimi, che mi posso far avere 5 centesimi? I'm here to serve. Bottiglia vuota? E come ne faccio la bottiglia vuota, Gabriel? Let me know. How can I help you? I'm not Holden, if that's what you're thinking. I'm going to look around your store. Leggi dietro il tipo. Ah, ricicla le bottiglie. Ah, ho capito. Scusatemi. I'm here to serve. How can I help you? Do you sell this brand of whiskey? Let me see. Yes, that looks like Willie's brand. Why? Is he in trouble? Does anyone else drink this brand of whiskey? Actually, no. He's the only one who can stand it. Però non l'ha fatto. Dai, bottiglia vuota. How can I help you? Do you sell this brand of whiskey? Yeah. No, non ho capito. Sì, Babbone vuole il portafoglio nuovo, certo, me lo ricordo. Let me know if I can help you with anything. La collega una bottiglia? Cazzo, hai ragione! Ah, vai Mona, dai, ci switchiamo. Allora, sono sincero con voi, io adoro i punta e clicca. Sto soffrendo molto avere due personaggi. Purtroppo, credo che sia una delle cose che me lo sta facendo odiare. Infatti non è la prima volta, no, che succede sta cosa, sta manfrina. Non ce la faccio. È veramente, per me è una cosa odiosa. Non mi piace per niente. Mi fa proprio cagare come meccanica. Perché mi incasina. Perché effettivamente ho due inventari con due personaggi diversi, con la meccanica, per quanto figa, del teletrasporto, appunto, come si diceva prima. Porca vacca, se per il resto mi fa schifo. Il gioco è bellissimo. Can I help you find anything? No, chiudi. Dai, bottiglia, Leonard. I found this bottle. No, veramente, I'd like Gabriel. 5 cents back for cleaning up the environment. Well, I'd like 5 cents from you for taking your bottle. Ok, mi ha dato 5 centesimi. Just kidding. Quickie pal sì. Humor. Bravo. Here you go. Come si arriva a 5? Però sono dispiaciuto, cazzo. È proprio una meccanica che non mi piace, però. No, ho sbagliato, sto guardando altro. Se di giocare per odiarlo non ne vale la pena. No, certo. Vabbè, dai, magari mi viene. Non volevo, ho sbagliato. Nelle news, ecco qua. Eccola qua. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the factory and a suspicious animal. Fabbrica è un animale sospetto. I need to stay focused. It's a police radio. Looks like it's on and ready to use. Attention, all units! L'uomo...
Oddio, non mi ricordo mica più. Enough screwing around. I've got a case. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the factory and a suspicious animal. Fabbrica. Attention, all units. Uomo, fabbrica. Con mano salmone. It's not much. I'll be back. Allora. It's a map of the Tri-Thumbleweed Park County area. Dai, figa, raccogli. Ok. Gamma, quasi 12, grazie per divertire tutti nice in questo coffee. Periodo. Grazie a lei too. Per essere qui con noi. It's a map of the county. Sì, should help me find my sì way figa, around. Ti ho fatto USA. Sadly. Allora, niente, foriamo con il die. Ah no, niente, vabbè. Ah, perché l'ho lasciata qua. L'ho lasciata qua, ok. So perché pensavo mi avesse rimesso in tasca la stessa. Va bene. Gamma, quasi 12, grazie per farmi divertire in questo periodo. Grazie a lei. Ma l'ho già letto, perché sono pazzo, scusami. Non ho rimesso a posto l'originale, vabbè. Ma più o meno come siamo nella durata del gioco? Whoa there, little agent Reno. Ah, the law of Reno is the law of Reno. No wandering around without a map. La mappa. I have an official map right here. Oh, I see. Well, that looks legit Reno. All'inizio. Odd. I thought I... Yeah, well, I guess the law is the law. I guess I'd better return all these maps to the quickie pal. Coglione. L'arresto. La velocità dipende da te. No, ma è l'unica. L'unica cosa. Sono i personaggi. Il fatto che ce ne siano 5 mi preoccupa. Let's work together and I can get on with my. I mean. We can get out of this town as quickly as possible. Agreed. We need to identify the body using the face tron with a photo of the body and the victim's photo ID. You mean like a driver's license or passport? Or Burger Shack loyalty card recognized around the world? Va bene. Grazie a Gunnar per i suoi 6 mesi. Ero preoccupato di quello, sapevo che ti avrebbe pesato. Parecchio. Sapete che non lo so? Cazzo, mi avete messo veramente un grandissimo dubbio, ragazzi. Cioè, mi fa proprio cagare avere più personaggi, lo sapete. In tutti i giochi, non solo in questo. E il fatto che qua ce ne siano, cioè, sia un punta e clicca con tanti personaggi, con tanti posti, con ognuno che ha il suo inventario, è proprio una cosa che non riesco. Forse è il caso che mi fermi. No, no, il gioco... Allora, a me i punta e clicca piacciono un sacco. Ho giocati tanti, mi sono sempre divertito. L'idea di avere più di un... Ma odio i giochi con i party, va bene? Che sia un Final Fantasy dove devo gestirmi un'intera squadra con ognuno che ha il suo vestito e i suoi poteri e quant'altro, o non lo so, cioè in realtà sono i GDR in generale con il party, mi fan cagare, ok? Se me lo fanno in un punto e clic è pure peggio per me.
Se ti parlo quando la storia si fa ancora più interessante è peggio. Infatti. Se bisogna abbandonarlo è meglio farlo ora che continuare a abbandonarlo quando sanno più personaggi. Infatti, quando lei è stata rapita, io ero contento, ho detto vabbè, adesso gioco solo con un personaggio, sarà un mezzo apposta per farmi usare un personaggio solo per un po' di tempo, per darmi un po' di respiro. Me l'hanno ridata subito e voi mi avete detto che si arriva a 5 personaggi. Mi avete ucciso. Se devi fare un gioco per essere appesantito non ne vale... no, lo so. Sono dispiaciuto, però mi fermo, ragazzi. Oltre al fatto che, minchia, c'è quella cosa lì che passa il mouse dall'altra parte. Sono costernato, veramente. Mr. Dave, tier 2 da 40 mesi. Buonasera, signor Gatto. Non si abbatte e si goda la domenica. Sì. Non ho un backup, purtroppo. Allora, sì, cioè avrei il coso lì della palla. Ve lo potrei far vedere. Vi potrei far vedere il gioco della palla, però boh, secondo me in realtà in live non è così interessante il gioco della palla. Andrei avanti con Mario. Giovi, 7 mesi di sub, ma da anni che la seguo. Un saluto da me, dalla cucciola di Akita Emi, arrivata nella mia vita in questo ultimo mese stravolgendola, in meglio però. Oh, sono molto contento, grazie. No, sì, Gabriel, però non lo inizio adesso, non lo inizio dopo un'ora. Oh, grazie, 81. Vado di Mario. Oh, scusate. Veramente, sto rosicando molto. Cos'era quel messaggio nuovo? Mai visto prima? Vabbè, ce la chiacchieriamo. Allora, Super Mario 3D World. Ecco qui. Allora, non giocherò all'ultimo livello, quello che ci manca, ve lo faccio vedere, quello qui in alto, perché mi sembra più corretto farlo con anche le persone che mancano in live. Quindi lo facciamo domani mattina, va bene? Oggi io andrei avanti con il completismo del 100%, quello che stavo già facendo per i fatti miei. Se per voi non è un problema, spero non sia una gran rottura di coglioni. Come dicevo, ce la chiacchieriamo, facciamo una live di chiacchierona. Sto facendo ogni singolo livello con ogni singolo personaggio. Va bene? L'audio com'è? Mi sembra altino, però potrei essere io. Perché nel frattempo farmo, esatto, Ricky, e raccolgo anche, vite, sostanzialmente. Da quando live è quest'ora? Sarà 2 mesi? O di più? No, 2 mesi. Live cazzeggio pubblico la domenica. Ma in realtà mi piaceva l'idea della domenica di giocarmi quelle avventure da 3-6 ore che durante la settimana magari sono un po' un rottura di coglioni da giocare. Però ci è andata di sfiga con questo, semplicemente. Che succede, chat? Non litigare, che c'è? Che è successo? Sono triste anch'io per Timberweed, sono molto triste, veramente. Oh, 140 vite, eh? Domani mattina le buttiamo via tutte, però 140 vite intanto. No, barista, ho scoperto che bisogna utilizzare fino a 5 personaggi più avanti, per me è inaccettabile, purtroppo.
L'ho mollato adesso, sì, esatto, esatto. Flop. Gianluca, se vi signor gatto, 13 mesi, cazzi, 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 e cazzi anche a lei, grazie. Doveva passare sopra, dove? Tu devi essere Igor. No, si pronuncia... Spike Lee, ho giocato off-screen, naturalmente, perché altrimenti era difficile, e ho fatto questo. No, ho sbagliato. No, no, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio. Come esco? Timoteo, bel gattone, le si vuole bene anche se legge sempre male il mio nome. Non mi pare, non mi pare. Migliori tre, a lei, grazie. Ah, niente, ho sbagliato. Non ho capito, ma che scrivendo sto tronzato in chat? Che succede? Non ho giocato Green Fandango. Oh, che coglioni questo. Q, che cazzo vuoi? Ti sparo, eh? Grazie Zorro per i 18 mesi. E Elzok per i suoi 47 mesi. E che cazzo, gatto, dai. Questo lo rompo? Sì, mio culo lo rompo. Ok. Ok. Boh. Allora. Vedete perché uso Mario? Perché altri personaggi fanno il cazzo che vogliono. Per me quello più inutilizzabile è Luigi, comunque. Luigi e anche Peach, non scherza. Sono proprio una merda. Questa almeno da la mossetta, questa qua è carina. Non si attacca mai quando deve farlo. Luigi è una merda, mi fa veramente cagare Luigi, non avete idea. Si muove, fa dei salti veramente illogici per quanto mi riguarda. Gabriel, è veramente una merda, posso dire? Che in realtà non ne ho mai perse off screen. Siete voi che portate... mi mettete ansia! Super Mario per un motivo. No, usa altri quattro personaggi. Ma vai a cagare, vai. Vabbè, come avete passato questa domenica mattina? Io mi sono fatto il bagnetto. E ieri ho mangiato cinese, ieri sera. Minima spesa, massima resa. Ho mangiato come un ciccione. Però ho fatto anche tante scorreggione. Ma puzzolenti, eh? Let's go. Bagno cinese? Sta un piccazzo. Mezz'ora. Dai. Sto ridisegnando un ascio da Erika. Bello. Il brodo. Azz, avrei dovuto farlo anch'io. Avrei dovuto farlo anch'io il brodo. Domani. Lo faccio domani. Sono le 6. No, non riuscirei a farlo.
Perché? Perché l'ho colpito lo stesso. Vaffanculo, va. Bravo, bel saltino della merda. No, vaffanculo. Hai fatto bene, Jack, è buono il cinese. Ho lavorato e mi sono preparato di tramezzini alla veneziana perché lei mi ha fatto venire voglia. 60 km in bici. Ma con la mascherina come cazzo hai fatto? O chi va in bici può non metterla? E se chi va in bici può non metterla, perché chi va in bici può buttare in giro il COVID e gli altri no? Ho fatto degli acquisti strani. Cioè strani. Sono andato in un negozio che vende... Come si chiama? Etnico? Non lo so. Roba... orientale. E ho comprato vari tipi di noodles. Ve li farò vedere prossimamente perché li ho già messi via. Sono sopra un... nella dispensa. Può metterla, credo, ma anche chi corre se non incroci gente. Mi fido. Aspetta, aspetta, gatto, aspetta. Ecco che guadagniamo un po' di vite. Cucina nerd? No. Casa nuova, ragazzi, casa nuova, promesso. Siete ricoglioniti, dormito. Questa settimana ho messo in pausa ai miei lupetti, la branca più piccola degli scout, 8-11 anni. Ah. Ma, ad esempio, attività come quella lì si può fare durante il Covides? Per comprare un asiatico buono deve prendere da internet. Non lo so, non ho mai ordinato quel tipo di cibo da internet. Ma sì, ma sono i noodle. Vabbè, vi faccio vedere cosa ho preso, Allora, dando per scontato che sicuramente mi verrà il cagone, ho comprato queste cose qui. Guarda che bello. Questo, guarda che bello. Mi sono fatto ovviamente acchiappare dal packaging. 1,50 euro della Big. Guarda, Shin Noodle. Vedi che bello il packaging, bellissimo. Poi ho preso questo, che si capisce un cazzo, però è ancora più bello, è tutto bianco. Tutto bianco. Con... questo 2,80 euro invece gli ho dato. Ed è... boh. Bellissimo, credo. Con... coso? Col piccanto. Eccolo qua. E questo invece so già cosa compro perché l'ho già preso e ve lo consiglio, sempre del marchio qua Nongshim, Veneto credo, questo qui che sono dei noodles però con l'interno già molle, e questo ve lo voglio far vedere, che tanto riesco ad aprire senza fare danni, sicuramente sì. Aspetta, non magari di qua che ci sono scritte le istruzioni, lo apro da sotto. Ve lo voglio far vedere per benino perché è molto interessante questo coso qua. Ecco qui. Oh, sto aprendo senza fare danni, attenzione. Adesso ti faccio vedere perché l'interno è già molle, robo. Perché non lo mangio stasera, che volevo aprirlo per mostrarvelo e basta. Ecco qui. Ecco cosa vuol dire che l'interno è già molle. Sono udon. Però sono, non sono secchi. Adesso c'è il green screen, purtroppo. Immaginate, se lo avvicino molto, però si vede. Vedete, sono molli. Vedi com'è molle?
è muccicoso, hai capito? È muccicoso. Poi dopo, vabbè, ci sono le solite bustine dentro di morte da mettere per morire più felici in amicizia. Sono tipo sottovuoto e non seccati, esatto. No, non sottovuoto, perché sono umidici. Non è proprio, non credo sia sottovuoto, perché non aderisce la confezione al 100%. Ah, sì, vabbè, ricordo. Non so. L'ho spiegato, avete capito. Se non avete capito, siete come me. Non avete capito, grazie. Grazie a Ponymat per i suoi 4 mesi. Muccicoso è il termine tecnico. La vita di scout si può fare, ma dobbiamo preparare tutti i giochi dove il contatto sia tendente a zero. Ah, vabbè, però non so, io non sto capendo niente, ma queste mezze chiusure, ribadisco, non stanno piacendo per nulla. Grazie Ilaria per i 5 mesi. Bella merda, gatto. Dai. Dai, una vita. No, Bowser Fury non l'ho più toccato. Mi sono proprio rotto le balle di Bowser Fury. Addirittura di quarantine. Come mai? Scusami. Così. Da oggi siamo tornati arancioni. No, sì, dai, lo prendo. No, no, lì in quarantina, dimmi un po' perché sono un perdente, dimmi pure, dall'alto della tua educazione, cosa ti ho fatto. Opla. È un pacco Bowser Fury? Allora, purtroppo ti mette in un open world, però fatto a livelli, quindi devi aspettare. Sei in un open world, che è giustamente open, ma con... Orca puttana gatto. Ma con i livelli che si resettano. Va bene, quarantine, quale? Miseria, però che fatica. Almeno ditele bene le robe, mamma mia, oh. Miseriaccia. Se faccio così. Ah, vedi. Cazzo gatto. Giusto, non è Peach. Vado di qua. Vado giù. Ha senso? Sì, prendo i soldini. Un po' di soldi, basta. Ma cazzo, no, mi dà un altro fungo. Oh no! No, era di là, ho sbagliato, niente. Perfetto. No, il livello finale lo facciamo domani mattina, ragazzuoli. Tranquillo, il 40 anni. La prossima volta magari pensa prima di scrivere in chat. Vai, mondo 5-6. Ah, non me lo vedi come salto? Porca puttana. Sto facendo tutti i livelli con tutti i personaggi. Sto facendo esattamente quello che avevo detto che non avrei fatto. La classica coerenza da gamer. Però adesso ho perso la piroettina, vero? Caputtana! Che prevision che mi ha fatto quel bastardo!
Scusami. Ah, lei ha avviato Fortnite, ma vai in culo, va. Rosina Fuoco e Babbo Natale, confermo. Peach Fuoco è carina, che c'ha il vestito rosso con le maniche bianche. Ora di nuovo la piruetta, esatto, è pensato tutto. Tanto c'ho anche una pisciata in canna, ma sono appena tornato, mi tiro il culo e andare via di nuovo. Finisco il mondo e poi vado a farla. Però bevo. Bevo che voglio dare altra roba da fare alla mia vescica. Gatto, ok. Miseria, ho sbagliato. Mi si è castrato il dito. Battery World è meraviglioso, ragazzi. Miei! Dai, gatto! Ecco. Ma veramente super, 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 super consigliato. Cioè, il fatto che io mi sia messo anche a fare dei livelli extra ve lo fa... Cioè, non i livelli extra, a rifare i livelli con tutti i personaggi vi dovrebbe dare l'idea di che cosa sta succedendo. Ok. Bastardi. Ok, perfetto. Sapete quanto mi stia sul cazzo rifare le cose. Eppure mi ha preso veramente bene. Non l'avevo fatto ai tempi. Anzi, ai tempi mi ero anche fermato due mondi prima rispetto al finale. Come fai a prendere Rosalinda? Finendo il gioco? Cioè, finendo il gioco. Arrivando al primo livello segreto. Cioè, livello, al primo mondo... in più, che non è segreto in realtà, perché te lo danno e basta. Non credo, Lupo. Allora, utilizzando tutti i personaggi ti dà tutti i cosi lì e poi dopo ti rende la stella in cima da verde, te la fa diventare dorata. Questo sta facendo. In più ti mette una zampetta dorata in cima al mondo. Adesso ti faccio vedere. Credo sia il mio normale degli ultimi 10 anni. Anche secondo me, Gabriel. Però di questo genere. Odyssey è un'altra cosa. E io ho apprezzato particolarmente tanto anche Odyssey. Però sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Odyssey, per ovvi motivi, ha delle esigenze differenti a livello di platforming, con delle idee che secondo me limitano un pochino il gameplay, però ti danno un senso di libertà aggiuntiva. Gatto, vabbè, chi se ne frega. Non è nero il gatto Rosalinda, è blu? È un blu notte questo? Non lo so perché. Credo che sia per differenziarla da Peach, che è... No, Peach è rosa, e Todd è azzurro. I amici si bagano, però, mamma mia. Beh, gatto, non ci prendi però, figura di merda fai. Se riesci a arrivare all'altezza massima della bandiera con un personaggio, devi rifare il livello? Sì. Ah, no, ok. Scusami, Alistair, ho mancato metà della domanda. Visto che l'ho fatta con Mario, non lo devo rifare con ogni personaggio. Fortunatamente. Basta farlo una volta. Oh, oh.
finito il mondo. Vabbè, vado a fare la pipì. Mi ero dimenticato che non si finiva subito il livello. Io mi ero perso Giorgio, un saluto dalla provincia di Rovigo, ma non Rovigo, di Rovigo, ma non Fantasy. Cosa si perde? Vi faccio vedere. Allora, ecco qua. Ho completato il mondo 5, vedete che mi ha messo la zampetta in alto, fine. Adesso bisogna rifare questo. Ma no, niente, tutto qua. Prossimo mondo. Sto andando in ordine. Quindi prima Luigi, poi Peach, poi Todd, poi Rosalinda. Ah, qua ho fatto un 7-up, sapete? E niente, adesso lo faccio più. Cazzo, quasi! Praticamente quando li fai tutti e quattro uguali viene fuori scritto, non so perché, mi dà 7 vite e mi fa 7-up. Credo che sia perché... il 7777 è quello del, delle slot machine classiche. Non so. Ti dà 7777. No, aspetta. Luigi, mamma mia. Luigi veramente per me è in assoluto. È in assoluto il peggiore, eh. Ma veramente mi fa di un cagare. Salta male. Salta in maniera tenebrosa, da quanto è brutto proprio. Perché tutta la semina. Oddio, non penso. Però qua mi servirebbe del fuoco. Ma sì, ma sai che c'è? Ma che me frega del fuoco? Sono gatto. Te. Gatto, gatto. Dai. No. Allora, per chi non avesse giocato questo gioco, ve lo spiego. Ogni personaggio ogni personaggio ha un suo modo di giocare. Orca miseria, non pensavo che arrivasse fino a qua. Vabbè. Ha un suo modo di saltare e di muoversi, ok? Luigi salta così. Che è comodo da un lato perché ti... ecco. Perché salta più in alto rispetto a Mario, ma lo trovo veramente di un'imprecisione allucinante. Ah, così dovevo fare, giustamente. Mi fa di uno schifo, non avete idea. È quello con cui sono morto di più. Porca troia. Ah, ok, potevo tornare di là, non lo sapevo. Hai il peperoncino nel culo, Luigi. Sì, è esattamente quello che è. La stessa peculiarità di Super Mario Bros. 2. Sì, però lì... ah no, hai ragione, c'era anche Peach. C'era anche Peach, è vero, che volava con la gonnellina, Peach, mi ricordo. Sì,
Però non c'era, non c'era Todd. O c'era? No, non c'era Todd in Mario 2. Doveva fare anche gli ultimi livelli con tutti i PG. Sì. Ci provo almeno. Sapete tutti i video che succede? Niente, game over e ti ridanno 5 vite. Questi mi davano un premio? No, aspetta, qua su c'è la roba. Fermi un attimo, rompi. Pa. Ah, cazzo, ma non è attaccato al muro? Ok. Ah, no, niente, un altro fiore, me ne sbatto allora. Tu che mi dai di bello? Cazzo gatto, cazzo gatto! E la stella, dove cazzo è? È bavangulo. Muori. Che non serviva, tra l'altro, ero già passato. No! Oh. Corre anche troppo il bastardo. Bello il fuoco impermeabile, lascia fare. Beh, perché in realtà sono idraulici, come dicevo tempo fa in live. Scusate, sto attento. Come dicevo tempo fa in live, sono idraulici, quindi hanno la saldatrice anche acquatica. Mamma mia, come corre male, come corre male. Che schifo. Guarda, guarda che scivola il maledetto. Salta e scivola. Odio Luigi. Odio Luigi. Fermi, sapete, eh? Odio Luigi. Guarda, guarda che sgomma. Non è possibile che sgomma subito appena fai qualcosa. Lo odio. Sampai 44, come i gatti, grazie mille. Mamma mia. E bavangolo. Ne velocizzati un po' tutti. Sì, però Luigi per me è incontro. Mi fa cagare. È proprio il peggiore, secondo me, da utilizzare. Proprio brutto. Brutto, brutto, brutto. È bagnato, Purello. Me ne sbatto. Sto scemo. Chiedete se vale la pena prendere la Switch. Secondo me sì, però ti deve piacere quello che ti viene proposto. Per quanto mi riguarda, come dicevo, tra l'altro, cos'era venerdì mattina? Quando abbiamo rifatto il livello finale. Ah, una quantità di volte infinita senza riuscirci, tra l'altro. Nintendo non significa bambini. E il livello finale di questo gioco lo dimostra. Che non siamo riusciti a finire neanche una caramella. Di qua cos'è che mi veniva proposto? Ecco, questo allora li faccio tutti di fila, che non lo voglio fare avanti e indietro. Molti associano appunto Nintendo ai bambini, cosa sfortunatamente non vera. Non solo per via della difficoltà dei giochi, che ovviamente possono essere più o meno difficili, dipende da quale titolo si gioca, in che maniera, in che difficoltà e quant'altro. Ok. Ma anche perché un level design come quello di questo Mario lo apprezzi di più da grande. Perché? Allora, adesso lo sto giocando dopo, cosa sono, 8 anni. Diciamo con lo sguardo di un adulto rispetto al ragazzino che potevo essere appunto a 19 anni. No. Sì. No, ho sbagliato. Ah no, giustamente devo cambiare pitch. Il level design è una cosa che apprezzi molto di più con la vecchiaia, perché ti rendi conto e dici, cazzo, ma guarda che sta roba qua
È bella. Sto giocando una cosa effettivamente figa. Guarda che bella idea che hanno avuto qui. E per me è fighissima questa cosa qui. La scoperta, anzi la riscoperta di un gioco che avevo apprezzato tantissimo anche 8 anni fa, ma che sto apprezzando di nuovo, forse ancora di più, con un occhio magari un po' più tecnico, dopo 8 anni che ho giocato di tutto e di più, dicendo cazzo, ma questa roba qui negli altri giochi non la trovo. Questa dedizione, questa scoperta, questa particolarità nei livelli non ti viene proposta da altri giochi. Soprattutto in un genere che ormai è morto, come quello del platform, appunto. Che salta, scemo. Ah, non aspettavo che salta. La prospettiva mi ha inculato. Vabbè, fai così. Hai perfettamente ragione, ho iniziato adesso a apprezzare questi giochi. È perché crescendo, dopo aver giocato tanti giochi, inizi a capire intanto cosa ti piace, che è una cosa assolutamente bella. Quindi inizi a giocare sempre più roba che ti piace e difficilmente giochi qualcosa che ti fa cacare. Ma poi inizi anche ad apprezzare il lavoro dello sviluppatore, dove tu non sai da piccolino come funziona sostanzialmente. Molto figa questa cosa, molto molto figa. Vabbè, tralasciando questo livello che è una chiara perdita. Sì, ho rischiato di prenderla l'ultimo boomerang. Lei è Rosalinda, quella di... Non mi viene. Galaxy. Luigi time. Mamma mia, che schifo. Luigi time dei miei cugini. Mazzo, bel livello da fare con Mr. Spilungone Salterino. Porca miseria. No, niente, sui salti mi fanno veramente... Mi mandano a manicomio. Vai, stiamo qua, facciamocela safe. E babangulo. Guarda quanto cazzo salta sto figlio di troia. Ah, posso fare ancora così? Dai, andiamo avanti così allora. Buona. Grazie Ignoran Twitch per i suoi 3 mesi, eccoci qui, ogni mese è un piacere passare in sua compagnia, le si vuole bene, altrettanto, grazie mille. Catroia gatto. Oh no. Ah sì, mi ricordo. Grazie Marco per la sub. Che noia sto livello, mamma mia. Se non è un personaggio da usare per bene, è veramente una noia, perché devo stare safe, perché questo corre e vaffanculo va. Posso saltare, correre, rimbalzare come Mario. Cosa è successo? Che Luigi ha fatto il salto più lungo, come al solito. Ring Fit lo dovrei utilizzare di più. Magari in casa nuova riuscirò un po' di più. Oh, catroia, guarda qualche bella. Dai che recuperiamo la vita appena persa. La 150. Mario 3D Collection o 3D World? Allora, sono due cose diverse. C'è da dire che la Mario 3D Collection tra un mese non la vendono più. Grazie a Erdena per i 41 mesi, ma grazie anche a Gabriella per il suo raid. Buongiorno Gabriella, come andiamo? Stavo giusto sentendo la puntata del cortocircuito dove tiravi pacco ai 3 marmittoni, hai fatto bene.
La cosa della vendita limitata la trovo una cosa molto stupida, semplicemente per vendere di più probabilmente sul breve periodo, ma è un'idea veramente di merda. Una volta che hai sviluppato il gioco, l'hai fatto uscire tutto quanto, o lo fai pagare poco, allora mi dici, Mario 3D, il trittico, me lo fai pagare, non so, 20 euro, perché ti è costato poco da sviluppare. E a parte Sunshine comunque hanno dovuto fare in 16 nodi, quindi non so quanto gli sia costato, però diciamo che ci vuoi andare in pari, lo fai pagare poco per poco tempo, via, un'esclusiva così. Però il fatto che me lo fai pagare un prezzo pieno per poi ritirarmelo dal mercato dopo cosa, un 6 mesi o un anno. Oh, ho trovato un'idea di merda. Ma proprio un'idea di merda. Poi, ma anche a livello commerciale io non ho capito il senso di quella mossa. Ma zero proprio, Non lo so. Non li ho capiti. $50,000 per lei mi sembra un po' eccessivo. Perché, Filippo? Vuoi pagare soldi veri? Collezionismo forse? Sì, però boh, cioè. Ma allora, collezionismo io capisco dal lato utente. Infatti, come dicevo prima, se sei indeciso tra questo gioco qua e il 3D. E il 3D All Star, compra l'altro perché poi dopo non lo vendono più. E comunque ci sono dei titoli assolutamente ottimi lì dentro da giocare. E questo te lo puoi ricomprare più avanti. Perché l'altro. Perché? Vaffanculo. Perché l'altro non lo puoi più recuperare. È solo questo che puoi recuperarti più avanti. E lato utente, appunto, capisco perché. Ma lato Nintendo io non la capisco questa cosa della limitazione. È una roba proprio strana. Una stronzata, appunto. Va bene, quarantino. Figurati. Non è un problema. Ribadisco, dicevo per te. Evita di scrivere cazzate perché poi dopo vieni bannato dalle chat. Ok. Ah, gli è partito anche l'hype train. Quindi rinnovate, rinnovate, rinnovate. Opla. Le cose limitate tirano molto più. Ma ho capito che tira perché è limitato, però. Cioè, tu mi stai dicendo che Nintendo. In questi mesi. Riditemi quant'è che era. Quanto durava. Da quando è uscito Mario? Scusate, che non mi ricordo, che ve l'ho chiesto ma non ho letto. 6 mesi. Confermato 6 mesi? Ah, ok. Cioè, veramente loro in 6 mesi hanno rifatto il guadagno che volevano fare da un gioco. Che. Cioè, scusate, hanno fatto abbastanza guadagno rispetto a lasciarlo pubblicato, cioè lasciarlo già uscito, come si dice. E poi mica gli costa dei soldi lasciarlo in produzione. No, non in produzione. Come si dice. No, non so usare il termine. Lasciarlo in vendita, semplicemente. Da settembre a marzo, ok. Boh, mi sembra proprio commercialmente una stronzata. In lista, sì, dov'è? Boh, non so. Se proprio proprio alza il prezzo dopo un certo periodo, se vuoi boostare le vendite. Allora, se me lo vuoi far limitato. A parte il fatto che in un mondo dove esiste il digitale, rendere qualcosa illimitato la trovo una stronzata. A meno che non sia qualcosa di incredibile. Ma tu mi stai vendendo dei giochi vecchi. Che cazzo vuol dire che sono limitati? Boh. Ah, scusa, devo dare un'altra botta. Mi ha limitato. Cazzo vuol dire che sono limitati? Quindi già lì. Non lo so. Però rendimi qualcosa. Rendimi speciale la cosa. Ingolosiscimi per bene. Perché dovrei prendere quella collection lì? Al di là del fatto che non posso più trovare quei cazzo di giochi. No, non li vendono separati, secondo me. Oppure. Cazzo, forse sai che. Magari a marzo fanno uscire il Virtual Console con altra roba? Ma è un'idea di merda lo stesso. Non lo so. Boh. Grazie a Rorob per i 4 mesi. Ma sì, signor gatto, come sempre, minori di 3. Grazie mille.
Digitali separati. No, per me è un'altra idea stupida. Allora, lo avessero annunciato prima. Ok. Ma se tu mi dici, guarda che lo compri entro marzo, e poi è sorpresa, da marzo in poi lo puoi comprare, ma a 60 euro a gioco. Ho un iPhone, Fry. Un iPhone, Fry. Non so cosa c'entri con Mario. Molto strana, molto strana. Non ho, il motivo, se c'è, non l'hanno detto. Se fosse 20-30 euro a gioco... Ah, se fosse 20 euro a gioco sarebbe una stronzata, perché lo vai a pagare uguale. Allora, io posso capire magari limitare... la vendita fisica del gioco. Mi dici, guarda, questo qui lo pubblichiamo solo per un certo periodo. E ok. Però perché limitare anche il digitale? Proprio una roba strana. Non so. Una cosa per i fan più sfegatati è renderlo introvabile. Continuo sinceramente a non vederci il senso a livello aziendale. So furbi. Secondo me no. È quello il punto, perché non stanno facendo neanche la furba. Non è che stanno facendo il grande guadagno, no, perché stanno limitando le vendite. Loro smettono di venderlo. Ah, si poteva girare quello? Ah. Esatto, potevano fare una limited se volevano renderlo improvabile. Introvabile. Non riesco proprio a capire. Anche perché se l'hai lasciato per 6 mesi non è così esclusivo da dircelo solo io. Ma non è tanto quello, è il fatto che... Allora, mi vuoi rendere qualcosa di esclusivo? Allora però mi devi dare un'esclusività vera. Me lo devi vendere o solo fisico. Nel momento in cui vai a mettere mano al digi... Scusate, chiudo la porta perché ho freddissimo. Ai piedi. Ho i piedi veramente congelati. Nel momento in cui vi metti la vendita digitale, l'esclusività perde il suo senso. No, non è improvviso gelo. In realtà ho i piedi freddi già da un po'. Solo che non volevo alzarmi. Buona spiaggia, Luke. Ma stronzo. Porca troia, non ho saltato abbastanza. Oh, hey, oh. Ah no, è giusto che non posso neanche starci sopra. Ah, che okay, due maroni. Oh. Non è freddo improvviso, è pigrizia costante. Che sia modo per fargli evitare i prezzi? Beh, non avrebbe senso. Lato Nintendo. Ma porca puttana, Luigi! Io odio i suoi salti di merda. Odio lui, i suoi salti, e chi cazzo se l'ha inventato. Scusate un attimo, mi arrangio qui un secondo. Grazie Catrame per la sub. Nintendo non ci... Errore. Nintendo non ci guadagna, ragazzi, dal gonfiare i prezzi dei terze parti. Anzi, è una cosa che dovrebbe proprio scongiurare, perché a loro non conviene un cazzo avere poi dopo il gioco in vendita a cifre folli. Okay. E qua, la fermo. Proprio a livello di marketing non l'ho capita. Lo odio, Luigi, lo odio. Stanno tastando il terreno, è come se valutassero il concetto di esclusiva all'interno dello stesso ecosistema. Per me non è una grande esclusiva.
esplosiva quella, questa qua. È una stronzata, ribadisco. E bavangulo Luigi, e bavangulo due volte. E si vede di quello velocemente. Ma lasciatelo in vendita. No, basta lasciarlo ancora in vendita. Mr. 8, 9 mesi. Fra poco partoriamo, signor gatto. Va bene, ci vediamo lì, grazie. Si sta bene. Buongiorno. Ci sono tante copie invendute poi? Anche perché secondo me effettivamente l'utente medio non sa che è esclusivo. Cioè il ragazzino che va da GameStop, la nonna che lo compra al nipote, la mamma. Cioè a parte l'utente... Vabbè, allora non farti prendere. L'utente tra virgolette hardcore di Nintendo, che sono i vecchi di merda come me e come voi. Cioè non credo che sappia, figa, vado a comprarlo che altrimenti rimango senza. Ma non vede... È una collection di vecchi giochi, esattamente, vede l'utente medio. Il ragazzino, la nonna, il padre, lo zio, il bisnonno, il cugino acquisito. Vedono 3 giochi assieme, vecchi. Sempre se capiscono che sono vecchi, perché magari uno pensa, ah vabbè, sono nuovi. Che non è detto che tutti capiscano anche che quella lì è roba dannata. Ripensano sia un gioco nuovo di Mario. Dove sono finito? Ok. Gatto! Dai, soldini. Cos'è questo? Da roba? No. Quindi giustamente il fisico rimane invenduto, perché probabilmente Memory del NES Mini, che poi dopo è stato un insuccesso con lo SNES, chi i rivenditori hanno acquistato probabilmente a valanga tutti questi capitoli qua, questo trittico dei Mario, per proporlo all'utenza. Oh santi Dio, cosa mi aspetta qui? Non penso ci sia questo nugolo di ragazzini pronti a fare la fila per questi 3 giochi old school. Ma zero. Grazie a NotBinetto per la subscription. Ma zero proprio. Oddio mio. Ok. Vabbè, qui non dovremmo perdere vita almeno. Gatto. Porca di quella puttana. Oddio, ma... Qui mi rimbalza. No, devo rifare tutto. Come stiamo procedendo del completismo? Alti e bassi. Questo è un basso. Magari l'inventore lo rimetto in vendita tra qualche tempo. Boh, secondo me va proprio contro il concetto allora dell'esclusività che voleva Nintendo. Proprio una roba che non colgo. Proprio strano. E poi con Mario invece, con Zelda invece, scusatemi, ne fanno uscire uno. Però è uscita la notizia che forse ne stanno facendo altri.
Mistero. Mistero. Mi chiedo perché ci sia la PlayStation 4 a 150 euro e la Switch no. Perché la PlayStation 4 è una generazione fa. La Switch no. Mi sembra strano. Anzi, vediamo se ho fatto tutto. No! Il 6C. Ah no, però è di qua il 6C, giusto? Ok. Allora lo facciamo dopo. Facciamo dopo di tutti di fila. Wii U trovi a 60 euro. Veramente? Trovi un Wii U a 60 euro? Ragazzi, Wii U a 60 euro, compratelo perché è un... veramente un ricettacolo di giochi straordinari di tutte le console Nintendo. Non sto scherzando, eh. Consigliatissimo Wii U a 60 euro se lo trovate. Ah sì, dammi il Tanuki. Ma Skyward Sword in realtà è quello che è piaciuto un po' meno a tutti. Non che sia brutto, ma è quello meno interessante di quelli usciti negli anni, naturalmente. Perché anche quello lì era un gioco pensato per essere giocato su Wii. Infatti, il focus della conferenza qual è stato? Il fatto che abbiano rinnovato i controlli di movimento. Era un gioco principalmente pensato per far volare l'uccello, per combattere con la spada. No, ma non mi serve questa cosa, non la voglio. Lo tuccello, come il cazzo! Bravo, gatto. Vabbè, dai. Bavangulo. No, Luigi. No, 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 non voglio saltare con te. Andiamo con calma. Per carità. Lo odio. Wii U retrocompatibile con Wii, confermo. Wii invece era retrocompatibile col cubo, non più. Eccolo là, lui sui santi del merda. No, mi uccidono. Non vedo. Fammi così, voilà. Per l'amor di Dio che non... Oddio, guarda come sgomma sto pezzo di cacca. Fammi prendere i soldini. Perché? Vabbè. Perfetto. Su Amazon Wii U 300 euro. Ma infatti mi pareva strano trovarlo così poco. La Virtual Console fa tantissimo. La Virtual Console devono portarmela su Switch. Nel momento in cui mettono il Virtual Console su Switch, prima fanno una baracca di soldi. Secondo, fanno felici veramente tutti. Wii U retrocompatibile col cubo? No. E mi sa che non c'è neanche il Virtual Console del cubo. Virtual Console è praticamente i giochi, i vecchi giochi emulati da Wii U, sostanzialmente quello. Pagati comunque cifre importanti per la loro età, ma non per il loro valore. Tutto in live, Giorgio. Allora, abbiamo fatto tutto... Ho sbagliato, vabbè. Abbiamo fatto tutto, a parte l'ultimo livello che lo facciamo dopo. E quindi passiamo a... prima prenderci un po' di vite e poi dopo al prossimo personaggio, che purtroppo è Peach. E niente, gatto, vaffanculo. I modder non sarebbero male, Gabriel, però mi sa che sono giochi che difficilmente rivedremo. Il che è strano, perché comunque Ness è un personaggio apprezzatissimo in Smash. E la gente non sa da dove venga, tra l'altro.
soprattutto in Europa, che da noi è arrivato. Cos'è? Modern 2 è arrivato con un altro nome, fa un casino, va. Però è difficile che ripropongano. Anche F-Zero, vabbè, F-Zero dopo che Mario Kart, chi se ne incula. Quello è più difficile da riportare. Sakura, siamo a 4, quindi sempre il migliore di 3, gatto. Le si vuole bene, a lei, grazie mille. Ah no, da noi non è arrivato. Aspetta. Non ho voglia per 6 monete di merda. Ipotesi per poco, ma guarda, io spero solo che facciano qualcosa di decente. Cosa molto difficile, conoscendolo. Però adesso, scusate, adesso Nintendo non si è presa sotto le mutande per porca miseria, Pokémon Company. Allora niente. Mi sa che li bacchetteranno. Sì, Form Out, ma è una roba vecchia però quella lì. Io non ricordo... Gatto, cazzo. Ormai niente, mi sa. A meno che... Devo prendere quell'affare là. Ok, perfetto. Ah, mi dava la stella? Che si facevano dei soldi gratis? Non la stella, ma guarda, va bene. Ah, la piranha. Buona. Oh, un po' di soldini. Che schifo non ci fanno. Opla. I problemi di remake sono stati fatti da Pokémon Company senza Nintendo. E allora, giustamente, perché è una roba in sviluppo da più tempo. Quei 5 giorni in più ci hanno messo. Sì, parlano tutti di diamante e perla. Vabbè, poi dopo cos'è che gli rimane, se no, scusa. Oltre al diamante e perla, non è che, non credo che si mettano a rifare X e Y adesso. Oro e argento mancherebbero. Però, boh. E bianco e nero. Bianco e nero non credo che lo ripropongano perché è stato un flop, se non sbaglio. Bianco e nero. Perché hanno splittato la cosa in due e mi sa che non è andato bene bianco e nero a livello di vendite proprio. Non vorrei dir cazzate, correggetemi se sbaglio. No, è andato bene bianco e nero? Bianco e nero ai tempi fu un flop e muore oltre osannato. E ok. Però ai tempi è andato male. Cioè, io ricordo che non era andato bene bianco e nero a livello di vendite proprio. Perché comunque l'idea della trama un po' più approfondita, a me, io l'avevo apprezzato. Ragazzi, allora, non confondete il fatto che siano apprezzati con il fatto che siano andati male come vendite. Ok? Molto importante questa cosa. Un gioco apprezzato non per forza ha fatto delle belle vendite. Ok? Non è obbligatoria come cosa. Ci sono un sacco di titoli meravigliosi che hanno venduto pochissimo. Ma non solo nel mondo del videoludico, ma anche nel mondo cinematografico. Quanti film sono diventati cult dopo che al day one la gente diceva "è merda"? Grazie, Bon! Allora vaffanculo, gatto.
Come Earthbound, esatto. Sotto la quarta non può essere vero amore. Bravo Gabriel, uomo di cultura anche lui. Per questo la quinta gen di Pokémon è la più apprezzata. Sopra la quinta è circo. Il fatto che oggi ci siano dei giochi apprezzatissimi non significa che all'epoca fossero andate bene come vendite. Tanto ci sono un sacco di ragazzini che sono fomentati per robe che non hanno neanche mai visto. Cioè, ho letto in rete anche di ragazzini, ma piccoli, che non hanno mai giocato Bianco e Nero, che non vedono l'ora di giocarlo. Però calma, vecchio, perché è probabile che ti faccia pure cagare. Purtroppo spesso ci si fa prendere dall'hype e non si vede l'ora di giocare qualcosa, quando invece invecchia male. Prendiamo l'effetto Winner Taco. L'esempio del Winner Taco, secondo me, calza fagiolo. Winner Taco, apprezzatissimo, non vedevano tutti di riaverlo. Hanno rotto i coglioni, che era l'Algida, per rifarlo. Pam! Esce! Cioè, perché da buonissimo, ma... è andato bene quanto? 2 mesi? Super vendite, e poi... ok? Idem i videogiochi dannati, ragazzi. Soprattutto i più giovani, perché magari sentono osannare titoli un po' più vecchiotti, non vedono l'ora. Prendete il caso di Crash Bandicoot. Hanno rifatto la collection. Adesso io non ho le vendite alla mano. Non penso che sia andata in maniera così fenomenale come non so chi l'ha fatto effettivamente. Activision. Come Activision si aspettava. Grande calta anche quello. Però, a differenza invece dei giochi di Mario, un Crash Bandicoot a livello di platforming è invecchiato molto di più. Idem CTR. Poi, per carità, ci sono le persone che giustamente lo hanno amato e ci si sono ridivertite a giocarlo. Ma è difficile magari che qualcuno abituato magari ad altre meccaniche abbia detto: cazzo, che vecchiume. Faccio un esempio magari un po' più fresh. Demon's Souls. Demon's Souls, secondo me, modestissimo parere, hanno fatto un errore, ovvero hanno rifatto il gioco con la grafica nuova, non hanno svecchiato però i problemi che il gioco aveva. Lo hanno reso bellissimo, ma veramente bellissimo, per carità, anche se secondo me, ribadisco, su PlayStation 4 lo potevano far girare. Non alla grande, però se hanno fatto girare Bloodborne, facciano girare anche Demon's Souls. Gli sistemavano 2-3 robette ed era il gioco perfetto. Lo hanno preso, l'hanno reso 1-1 con gli stessi difetti e lo hanno reso esclusivo PlayStation 5. E che cazzo. Non è stato criticato Demon's Souls, da me sì. Uscirà su PS4? Non credo. Se lo fanno uscire su PlayStation 4, meritano anche di chiudere. No, assolutamente no. Hanno fatto una scelta, secondo me è sbagliata, ma esattamente come secondo me ha sbagliato Nintendo a rendere la 3D Collection limitata. Sono scelte di marketing. Lì volevano spingere la Play, giustamente hanno reso esclusivo Demon's Souls per PlayStation 5. Cioè, se credo sia un suicidio mediatico far uscire Demon's Souls su PlayStation 4. Non lo faranno mai. Il fatto che non abbia tolto i problemi per me non è stato un male. E dipende anche lì dall'utente. Allora, io ad esempio non l'avevo mai giocato prima e ho avuto una certa percezione. A me ha dato parecchio... Più che altro... Il motivo è che io ho giocato i precedenti, scusami, non i precedenti, i seguiti, perdonami,
ho giocato i Souls, gli altri Souls, e ho percepito un certo tipo di gameplay. Mi sono abituato a quel gameplay, poi dopo ho affinato con Bloodborne piuttosto che Sekiro, anche se non c'entra molto. La questione qui è... Uno che magari l'ha giocato ai tempi su Play 3 dice cazzo che figata, me lo hanno reso uguale uguale, bellissimo. E io invece ho detto cazzo, sto giocando un gioco vecchio che mi hanno obbligandomi a giocarlo su next gen, ma io non sto giocando alla next gen. Non so se mi spiego. E mi ha detto guarda, per giocare questo devi giocare per forza su PlayStation 5 perché solo lì lo puoi avere. Ok. Però questo gioco non è Play 5. Non so se mi sto spiegando a modo o se sto sparando cazzate ai vostri occhi, anzi alle vostre orecchie. Io avrei preferito un lavoro di pulizia, soprattutto per quanto riguarda i bug, maggiore. Avendo già giocato altro, fare un passo indietro, per me che non ho giocato... Ah, non posso, ok. Per me che non ho giocato l'originale ai tempi, per me è stato proprio un brutto risveglio, un brutto passo indietro. Come The Medium? Allora, The Medium è diverso però. The Medium credo che l'Xbox Fat non avrebbe potuto farlo girare. Forse... la One X sì, ma la One liscia difficile, perché... ha quell'idea di... appunto, no, questo no... ha quell'idea di far girare il gioco sostanzialmente due volte. Ok? Fai girare il gioco due volte, quindi si appesantisce molto. Secondo me facevano, non lo facevano uscire, cioè non lo facevano girare su old gen. Semplicemente non lo facevano girare lì. Avrebbero fatto fatica. Però sono d'accordo, non è un gioco effettivamente next gen a livello grafico. Tra l'altro ottimizzato col buco del culo sul PC. Sono d'accordo su questo, però lì non è un fattore grafico, non mi interessa, più che altro un fattore tecnico, non ce la facevo. Sargente, 25 mesi, grazie. Stessa cosa se fai un gioco su Play 1 o su Play 5 senza analogici. Esatto, quello lì è un esempio magari un po' più grave, però ci siamo. Quanti anni avrà ancora Switch secondo te? Beh, l'ha annunciato Nintendo, è a metà del suo ciclo. Quindi altri 4? Sicuramente, se non quest'anno, ma secondo me quest'anno, a novembre insieme a Zelda, quest'anno esce una nuova versione della Switch. Massimo l'anno prossimo. Non sarà una versione 2, cioè una Switch 2 che renderà esclusive le cose, e non sarà neanche così potente come PlayStation 4 Pro o One X. Sarà semplicemente una nuova Nintendo Switch con magari schermo OLED, il supporto al 4K, un SSD un po' più rapido. Bah, magari sì, una CPU che carica un po' più veloci i giochi, qualcosa del genere, ma non rimaneggeranno più di tanto il resto. Batteria. No, secondo me la batteria... sì, avrà un miglioramento, ma non sarà percepito per via dello schermo migliore. Per me faranno uno schermo 1080p. Spero OLED, anche se forse magari chiedere troppo. E quindi la batteria viene uccisa da quello. Quindi durerà sempre le stesse ore, però con uno schermo più bello. Come è successo un po' nel mondo degli smartphone, sostanzialmente. No, non credo faranno una Switch solo fissa. Sarebbe... allora, secondo me è assurdo, già a livello di mercato, che esista la Lite, anche se la capisco. La capisco perché è una roba più che altro per bambini,
o per i viaggiatori assidui, ma una Switch solo fissa non me la vedo. Non la vedo proprio. Secondo me no. Che poi dopo sul mercato cosa ti trovi ad avere? Tre tipi di Switch diverse? Diventa un casino. Uno, a livello di comunicazione. Perché ti ricordo che comunque Nintendo deve, la comunicazione ce l'ha non solo con gli hardcore gamer, stesso discorso di prima, ma soprattutto con l'anziano, il ragazzino, il genitore non appassionato che compra appunto al figlio il regalo. Se già avere due cose sul mercato non deve essere facile da dire guarda che questa la puoi attaccare alla TV, questa no. Se fai uscire una terza versione solo da TV, quindi devi vendere la Switch che si attacca solo alla televisione, la Switch ibrida di mezzo e la Switch Lite che non si può attaccare ma è solo portatile. Vai a creare un casino, un po' come è stata con il 3DS che c'è stato. Il 3DS, il New Nintendo 3DS, il New Nintendo 3DS XL. Poi hanno fatto il 2DS fermaporta e il 2DS XL che però è uguale al 3DS XL ma non ha il 3D. E lì secondo me da qualche parte hanno perso una marea di soldi. Perché troppo, è un casino. Prima di tutto, ok, è carina l'idea di avere una Switch per ogni tipo di tasca, per ogni tipo di utilizzo. Ok, però nel momento in cui tu entri in un negozio e ti trovi 20 cose diverse, vai in confusione e soprattutto loro devono produrre 20 cose diverse. Un casino se non vendono poi. E allora vaffanculo. Ricordo Sega negli anni 90, hanno fatto uscire mille versioni di Mega Drive, ma poi sappiamo com'è andata. Com'è andata Sega? Non lo so, è che non mi ricordo altre apparizioni di Sonic a parte i giochi olimpici. Insieme a Mario. Su Switch. Splatoon 3 serviva? Allora, come ho detto durante la conferenza... No. Secondo me no. Però non giocando a Splatoon. Secondo me potevano continuare ad aggiornare Splatoon. Oppure creare un nuovo Splatoon senza numeri. Perché mi fa l'effetto Overwatch 2. Che mi fa veramente strano Overwatch 2. A proposito, ne hanno poi parlato di Overwatch 2 di Alcoso? Al BlizzCon? Non l'ho seguito. Perché Overwatch è un gioco online che quello fai. Cioè devi aggiornarmi il gioco, non farmi il seguito. Proprio strano il 2. Però esattamente come Splatoon hanno fatto Splatoon 2. Quindi sarà che non è il mio tipo di gioco e quindi non vi so dire. Secondo me è un'idea di merda, però non giocandolo Non posso sapere quanto ci fosse bisogno di un secondo e un terzo capitolo di Splatoon. L'hanno citato, non ho detto niente. Perfetto. E bavangulo. Oh. Ti pareva. Ma vaffanculo, Peach. Vaffanculo. Aggiungono molte meccaniche diverse in Overwatch 2. Una storia e va molto avanti con la lore. Sì, però perché non aggiornare Overwatch 1 magari con una patch a pagamento? Un po' come fanno... E come fare LoL 2? Bravo! Psycho. Secondo me LOL è esattamente un esempio. Allora, LOL però le meccaniche le ha mantenute sempre uguali. No, non è vero, perché hanno aggiunto le Aram su LOL. Poi hanno aggiunto anche la modalità di auto chess. Vedi, LOL è un ottimo esempio di un gioco che non ha bisogno di nuovi capitoli. O World of Warcraft, esatto. Hanno fatto invece la mossa, secondo me, più brutta
alla FIFA. Boh, non lo so. Secondo me non funziona quella cosa lì, perché rischi poi di avere mille capitoli. Allora, per carità, non esce una volta l'anno Splatoon. Non è FIFA. Però non lo so, facevi prima. Anche perché, scusami, su Splatoon 2 non era uscito il DLC? Era a pagamento quel DLC lì o un aggiornamento gratuito? No, forse è un aggiornamento gratuito di Splatoon 2. Sì, cosa? Era a pagamento? L'Octo Expansion era a pagamento. Ed è andata male a questo punto, mi viene da dire. Perché se non hanno continuato per quella strada lì, o hanno cambiato completamente le meccaniche del gioco. Però dal trailer non mi sembrava. Non lo so. Ribadisco, da non giocatore di Splatoon, posso capire fino a un certo punto. Di mia ignoranza. Su Minecraft hanno fatto bene a mettere le versioni N versioni, anche se il gioco è sempre divertente. Non ho capito questa cosa invece. Abbiamo poche info, sì. Con il picchiatore come Tekken l'hanno fatto varie volte. Sì, però aspetta. Non andiamo a recuperare vecchie glorie del passato. Oggi, nel 2021, soprattutto adesso con il mondo del digitale, non è più come 10-20 anni fa, che aggiornavano le console, oppure aggiornavano il gioco in generale, e quindi il gioco te lo dovevano rifare, più nuovo, con la grafica più bella e quant'altro. Allora dovevano rifare di nuovo il gioco, delle volte anche semplicemente per aggiungere un personaggio, come in Tekken o in Mortal Kombat. Il gioco cambiava pochissimo, aggiungevano semplicemente dei personaggi, ma facevano il seguito e lo vendevano nelle sale giochi. Grazie Leone per la sub. Oggi è impensabile una cosa del genere. Cioè, è come se facessero un nuovo Smash per ogni personaggio. Follia, non lo puoi più fare. Esattamente come secondo me non puoi fare, anche se lo stanno facendo, quella roba lì che ha fatto Nintendo con Splatoon. Dillo a Capcom. Lascia fare, va là. Street Fighter 2 Super Mega Ultra Mazinga Wella Gesboro Vecchio Grandissimo Fighter 2 la Super Ultimate. Ma guarda anche un po' poco di Street. Madonna, wow. Quello intendi, Gabriel? Infatti Capcom delle volte lavora veramente male. Come appunto coso, come si chiama? Niente, bravo gatto. Non mi viene. Resident Evil 4. Sì, sì, esclusivo GameCube. Ah no, sai che c'è Nintendo? Facciamo uscire anche sulla Play. Più brutto, ma non importa, esce anche lì. Che miseria. Mamma mia, che kill. Ah, Resident Evil 4. Resident Evil 3 era semplicemente una merda. No, beh, ah no, non è vero, hai ragione. Resident Evil 3 è un altro esempio, perché Resident Evil 3 era un DLC di Resident Evil 2, venduto però a parte. Però all'epoca ci poteva stare. Anche se all'epoca non era stato apprezzato, se non ricordo male. Walter, siamo 2 anni. Buonasera, gattone. Mi sono perso qualche live e spero stia andando tutto bene. Tutto bene, la ringrazio. Non
aspettare quanto si fica avere il gioco con un titolo così lungo. Street Fighter Super Ultra Legend, mega figo, Ultimate Knockout, Spaccaculi, Gainsborough 2 PC Edition. Adesso è caldo, porca puttana. Che ora è? Oh, sono le 7:20. Venduto! E Knuckles. Grazie Jiken per i suoi 2 mesi. L'importante è il 2. Beh, certo, figurati, figurati. Allora, fatto tutto a parte l'ultimo livello? Sì, ma sai che c'è? Ma allora facciamo di fila questo, senza tanti avanti e indietro. Ah, sì, mi ricordo. Valheim, non lo so, perché adesso abbiamo altro per la testa. Luigi time! Luigi time! Che schifo che mi fa. Cosa mi dava lì? Non importa, non lo voglio. Ah, è la boss fight, va bene. Meglio avere caldo che freddo. No, sono d'accordo. Sono d'accordo. Mi sta sul cazzo il continuo cambio clima. Sono mica un lampaclima io. Te. Pom 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 pom. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Wow! Ma che roba da gatti è quando miagola Luigi. Che per qua ribadisco la ciliegia. Ma che cazzo serve? Ah, prendere i soldi più dolcemente. Zio Zerbino, 20 mesi, grazie! Rinnovate come Zio Zerbino e diventerete molto simpatici nella vita. Non credo, eh. Ah! Che bello, mi piacerebbe tanto andare al Nintendo World. Non l'ho neanche ancora fatto Aletina all'ultimo livello, però. Come la mettiamo? Hello? Ma scusami un attimo. Perché dice Luigi time? Luigi, invece Peach dice hello? Non l'ho finito Aletina, non l'ho finito, non l'ho completato. Ci proviamo domani mattina. Non l'ho finito. È quello il punto. Non sono riuscito a finirlo ancora. Perché è più regale. Easy. Che si annusa il culo. Ne è morta una. Vabbè. Luigi ha bisogno di attenzione. Luigi time! Così difficile? Se no lo avevo completato. Però sicuramente più di 70 morti. Avevo 70 vite all'inizio della live. Bestia. 50 sì. 70 non me le ricordavo. Vabbè, sì, che ci arriviamo con 200 vite, mi sa, domani. No, 200 non ci arriviamo, però con un bel po' di vite. Peach time, vedi che dice it's peach time! Beh, vabbè, perché no? Mi dice I'm so peachy. Non so, qualcosa di interessante potevano farglielo dire. Quasi 60, me ne guadagnate con le monete varie. Allora sì, hai ragione. Beh, in realtà non ho fatto così tante vite. Sì, una decina ci potrebbero stare.
Ok. Sì. Una settantina di morti le abbiamo fatte. Come tutti odiano Peach? Ma poverina. Effettivamente il finale di coso di... Porca miseria, come si chiama quello lì del cappello? Mario Odyssey ti fa venire voglia di picchiarla, però vabbè. It's Peach time, motherfucker! Boom. Boom. Ti pareva? Ah no, ok, a posto, ho fatto bene allora. Pensavo che subito Todd mi avesse perso il gatto in quel marasma di merda. Ho continuato varie volte. Sploffete. No? Aha. Quando salta? Soldi! E via un'altra vita. Buona cena, Barbie! Sapete che non ho fame? Sembrava un boss di Kirby, è vero? Sapete cosa? A me piacerebbe skippare queste parti qua, che ci mettono una vita. Cioè, durano più del livello tra poco. Dai. I'm ready! Giulio, ne ho già fatti diversi. Quando ne usciranno di nuovi, volentieri. Tutti quelli possibili li ho fatti. Tranquillo, giustamente. Tutti quelli fattibili li ho fatti. Todd che mangia funghi non è cannibalismo, ma io non ho ancora capito, Todd, se sei un fungo senziente o se c'è solo il cappello a fungo. Soldi! Abbiamo fatto un'altra vita. Todd ha solo il cappello fungo sotto il pelato. Quello si vedeva nella serie animata. Tra l'altro io spero tanto. Adesso sto rivivendo brutto da dire, però ve lo dico lo stesso. Sto rivivendo Animal Crossing dagli occhi di Pipa. Sembra una frase infelice, però in realtà è così. C'è un mio amico che il suo soprannome è Pipa. Ok, che ti devo dire, Gabriele, è così. Non per quel... Forse, non lo so in realtà, non gliel'ho chiesto perché si chiama così. Che ha cominciato Animal Crossing da zero. Mi manca Todd, ok. Cioè, non è che l'ha cominciato da zero. Ha comprato per la prima volta Animal Crossing. E mamma mia, se mi manca quell'esperienza lì. Io pagherei per rivivere appunto l'inizio di Animal Crossing, di quello che è stato. Penso che sia stato uno degli eventi che ho sentito di più insieme a voi. È stato meraviglioso la scoperta di tutto il nuovo gioco, anche se comunque... Porca miseria, giusto, non è Peach. Anche se comunque sapevo già alcune meccaniche base, ovviamente conoscendo i capitoli precedenti, è stata veramente un'esperienza... No, di questo, Absel. Allora, del primo anche, per carità. Del primo ancora di più, forse. Però parlavo di questo.
Ma un'esperienza bellissima. Bellissima. Prigionia Animal Crossing, mamma mia, mamma mia. 60 ore di gioco al day one, certo. Ho fatto 12 ore, ho fatto. Ho fatto 12 ore sul niente, gatto. Mi ricolpiscono adesso. No, dai, per fortuna. Opla. Opla. Niente. Qua rischio la vita, attenzione. Eh sì, quello è il problema. Però leggevo un'intervista sempre di Bowser che diceva che Animal Crossing si evolverà nel tempo. Secondo me lo faranno. Diventa dopo molto ripetitivo, però dopo molto tempo, Felix. L'inizio è tutta una scoperta ed è meraviglioso. Anche se, ribadisco, l'esperienza dei vecchi Animal Crossing... Oh... Merda. No? L'esperienza dei vecchi Animal Crossing è proprio una scoperta più interessante rispetto a quello attuale. Dove cazzo è? Vedi che mi dimentico, devo farli prima gli extra. Qua? No. Di là, ok, ho capito dove. Eh sì, Gabriel. Faremo delle live del primo Animal Crossing. Kenobit me lo presta. Non l'abbiamo ancora fatto per via del Covid. Ancora non ci siamo visti. Mi deve anche passare il DS. Perché, perché io ho recuperato la mia vecchia cassetta dell'Animal Crossing Wild World per il DS da proporvi in live. Faccio. Yes. Che difficile. Preferisco New Life a New Horizon. Non è New Leaf. New Leaf, non New Life. Nuova foglia, non nuova vita. Capisco perché. New Horizon ha puntato più sulla... Come si dice... Sulla personalizzazione piuttosto che sul gioco in sé. Sono d'accordo. Avrei preferito rivedere determinate meccaniche anche qui. Mi sei regato troppo. Scusate, è un po' tedioso questo, però dopo me lo dimentico, sono sicuro. Tanto a parte l'ultimo livello qua è abbastanza fattibile. Cazzo, rimbalza di nuovo. Mi confondo sempre, ci sta. Tutti bellissimi comunque. Forse quello un po' più debole è appunto quello per Wii, che è stato pensato, cioè praticamente Wild World con qualcosina in più, ma poca roba insomma. Per il resto tutti meravigliosi, un'ottima idea da parte di Nintendo e secondo me è un'idea che non vogliono abbandonare, soprattutto adesso. Ok, gli è andata bene per via... Porca miseria, gli è andata bene per via della quarantena, ma gli è andata molto bene, è un titolo che è venuto molto, per me non sarà ignorata questa cosa. Porca puttana. E allora vaffanculo, perché lei ci deve avere il balletto di merda. Toh! Vaffanculo, devo rifare tutto. Perché lei deve girare quando deve correre per raccogliere gli oggetti. Che schifo.
scusatemi, rifaccio. Li avrebbe fruttato comunque. Sì, ma assolutamente sì. Li avrebbe comunque fruttato. L'unica differenza è che così la gente ci ha giocato tantissimo. Cioè, non solo lo hanno comprato tutti, ma ci hanno giocato tantissimo tutti. Croce edilizia, tra l'altro, del titolo, perché dopo un po' avevano già fatto tutto tutti velocemente e si è persa un po' la l'hype e quant'altro. Che odio, che guarda te, che schifezza! E niente, perdo di nuovo, Che culo. Fastidiosa. Più interazioni con gli abitanti? Prima ti invitavano a casa, sì. Ma era... c'erano molte più interazioni prima. Ed è una cosa curiosa il fatto che le abbiano tolte. Ok, perfetto. Adesso abbiamo solamente i livelli regolari da fare. Torniamo indietro. Torniamo indietro. No. 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 Sì. Ah, ok, giusto il primo livello abbiamo fatto. Il mio Rosalinda è inquietante, anche Mini Peach. Però mi aspetto grandi cose da Nintendo. Secondo me non ci ha ancora sparato le cartucce migliori. Perché ribadisco, mi sembra veramente strano che Nintendo... per i 35 anni di Zelda butti fuori solo Skyward Sword. Oppure ha deciso di fare merda, non lo so, non ho idea. Per quel Direct è stato... E allora? Nuovo Star Fox. Chissà. Anche di quello se ne era parlato per un po', poi dopo è sparito pure lui. Esattamente come si parlava di un nuovo Splinter Cell e Ubisoft non ha mai più fatto. Chissà. Potere del fuoco! Mi hai fatto matisato fino alla nausea? Veramente? Splinter Cell? Beyond Good and Evil 2. Ma sai che quello lì dicono che sia un progetto morto? E si vociferava anche che si trasformasse nel nuovo progetto Ubisoft su Star Wars. Che sarebbe fighissimo. Però è un gran peccato. Va bene, Kninji. Sì, Gabriel. Sì. Sembrerebbe un progetto morto Beyond Good and Evil 2. Oh, speriamo di no. Esattamente come Skull and Bones. Mamma mia, chissà che fine ha fatto. Non penso Nintendo abbia altro da sfoderare, considerando che mi pare abbiano neanche menzionato i 35 anni... Ma effettivamente mi sa che non ne hanno parlato dei 35 anni di Zelda. No, secondo me è altro. Pare strano, cazzo. È Zelda, Figa. Non è Kirby o un brand, tra virgolette, minore. Anche se comunque è pure Kirby. È Zelda. Non è Mario, ma è Zelda. Sembra strano che non vogliano puntarci. Oh,
Odio i giochi Ubisoft, a parte Brawlhalla e The Settlers, minchia. Kirby, Mario e Zelda, non sono assolutamente d'accordo, soprattutto gli ultimi, mamma mia che schifo. E via. No, un direct a parte solo con Zelda? Con Mario l'hanno fatto? Quando hanno presentato i 35 anni di Mario? A parte il fatto che hanno fatto anche tutti i vari menu a tema molto fighi su Switch. Però hanno fatto un direct solo per Mario? Sì? È un direct solo Mario. E allora perché annunciarci Zelda lì? Come contentino? Giusto perché la gente si aspettava che parlassero anche di Zelda? È vero, non l'ha fatto anche per Nintendo World. No, ma quello non era un direct. Quello con Miyamoto che andava in giro non era un direct. Ho sbagliato. Streghetta. No, quest'estate mai Breath of the Wild 2. Se tutto va bene, novembre. Se tutto va bene. Il punto è quello. Se vogliono arrivare a novembre con Breath of the Wild 2, però vogliono buttare fuori Skyward Sword più una collection. Cazzo, forse mi slittano Breath of the Wild 2. Non hanno più spazio di manovra per farli uscire, altrimenti li avrebbero già annunciati. E infatti io mi aspettavo che gli Zelda uscissero adesso. Cazzo, mi sa che va al 2022. Insieme alla nuova Switch. No, esatto, esatto. Però devi averla una finestra di lancio. Non puoi neanche buttare fuori Skyward Sword. Poi anche gli altri Mario. Guarda Luigi, piccolino, che bello. Poi anche, scusami, anche gli altri Zelda che si vocifera appunto Wind Waker e Twilight Princess. E poi anche Breath of the Wild 2. Allora, quando è che esce coso? Come si chiama? Skyward Sword. Quest'estate, no? A luglio era? A luglio. Agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. 5 mesi. Vuol dire che in 5 mesi mi pubblicano altri 3 giochi di Zelda, di cui uno main? O a sorpresa ci fanno un nuovo direct e ti dicono guarda che sta roba qua esce a breve, lo fanno uscire per marzo-aprile. Le cose sono due. O non escono le remastered, però se non escono quest'anno non escono più, perché è quest'anno il 35esimo anniversario. Oppure rinviano Breath of the Wild 2. Puttana che verso! E dai, vaffanculo, scemo. Sapete che potrebbero... Confondo pubblico già a marzo. Ma da marzo a novembre, poi il tempo ce l'hai. Esce, ok, a luglio. Esce a luglio Breath of the Wild 2, che è già stato annunciato.
Non lo so. Cazzo, non ci avevo pensato. Merda. Non è un'ipotesi così da buttare via. Paper Mario è uscito a luglio e poi c'è stato Direct a settembre. Sì, però Paper Mario era già stato annunciato prima. Non era stato annunciato. No, veramente? È oggi l'anniversario di Zelda? Cioè, oggi? Il 21 febbraio? Veramente, Gabriel? Che storia! Non lo so. E Nintendo non ha detto niente. Sto giocando a Mario. Meraviglioso, tra l'altro. Chissà. Cazzo, però effettivamente, o a sorpresa mi annunciano qualcosa, perché, ripeto, l'esempio di Paper Mario non funziona perché Paper Mario è uscito prima. Cioè, lo hanno annunciato un anno prima Paper Mario, non l'hanno annunciato durante il Direct per i 35 anni. Per il suo anniversario hanno fatto uscire un Mario e niente Zelda fino a luglio. Tosta, eh. E prendilo! Un babangulo, Todd, ti odio. Non quanto Luigi, però. Luigi fa più cagare. Intanto, vorrei dire un'altra cosa. Ma sulla base di cosa mi danno i punti per raccogliere le cose? Perché, ad esempio, mi ha dato adesso 4.000 punti perché ho raccolto il timbro. Perché un timbro vale 4.000? Perché vuole? Perché 4.000 punti? Perché 4.000? Perché non 8? È tantissimo 4.000. C'è bisogno di un punteggio così alto per arrivare a 1.000.000 di punti, poi. Boh, vabbè. Scusate, aperta e chiusa la parentesi. E un Goomba 200 ne vale. Ma perché 200? Perché non 2? O 20? Sarà l'inflazione. Non lo so, è una roba strana. Buona serata, Nietzsche. Boom. Gatto. Direi che tanto adesso si chiude bene. Vecchio conio. Ok. Quanto manca? 10 minuti. Beh, abbiamo quasi finito anche il mondo 5. Corre molto veloce, Rob. Però dimenticabilissima sta cosa. Mi sono perso il mondo 6-3. E? No, aspetta. 6-3. Qual è? 5, 4, no, 6. Questo qui? No, questo? Questo qua non si è messo. No, la bandiera d'oro non serve prenderla. L'ho già presa tutte con Mario. Mi piacciono i numeri grossi. Punteggione. Sì, però vabbè, basta mettere 1.000.000 di punti ogni volta che faccio una cazzata. Strano. Vabbè, vaffanculo, non t'ho ucciso. Non ci ho preso?
male. Ma che sono i punti? Ah, far vedere quanto ce l'hai grosso con i tuoi amici. Non prendere sta cazzata. Oh. Sì, sì, carro armato. Sì, mi manca, giustamente. Adesso lo facciamo. Grosso un milione di punti, e voi? Ah, ma cascano lo stesso qua, bastardi. L'anniversario di Pokémon non... Sì, sicuramente qualcosa faranno. Però non mi aspetto grandi robe. 10.000 punti. Ok. DC per spada e scudo, che bello. Un terzo. La vera Super Mega Ultra Edition. Allora, adesso vediamo. Mi manca... Sì, il coso e basta. Ah, quante vite abbiamo? 182. Dite che ce la facciamo domani con 182 vite a superarlo, quel livello di merda? Forse fanno uscire un nuovo Pokémon decente. No, adesso. Che pretese. Porca miseria, gatto. Che errore grave è stato il tuo. Ho fatto l'esoso. Oh no, gatto, due volte. Che figura di merda. Dai, dammi il tenuki. Sono stanco anch'io. Sono onesto, non sono sicuro. Ma fanno ancora altre generazioni di Pokémon? Non avevo detto che si fermavano? Non la riesco a fare, quindi non la... Prima parte masterata del livello dei campionissimi. Ci sarà da fare la conta delle stelle. No, ma le stelle non sono un problema, perché le stelle comunque ci vengono tirate in faccia. Fortunatamente ha una cosa bella a quel livello, ovvero questo. Non possiamo perderci delle stelle, perché sarebbe anche da stronzi farmi scoprire dove sono. Secondo te Pokémon può essere fermato? A livello di guadagno no, effettivamente, perché è un introito fisso molto importante. Però nulla ci vieta, ma lì vieta di iniziare a fare giochi belli con i Pokémon già che hanno, cioè i Pokémon attuali. Se facessero un Pokémon che contiene tutti gli altri Pokémon già da Day One, e allora niente. Non sarebbe male per i fan della saga. No, Fornius. È l'unica console a non averlo. Ecco, ci vorrebbe impegno. Ma infatti io spero in Nintendo, che secondo me le belle sculacciate gliele dà. Perché un brand è troppo importante. Se perde anche solo uno yen, secondo me si incazzano. Troppo importante come brand quello dei Pokémon.
Non può smettere di fare cifre stellari. Allora sono uno stronzo. Due volte. Guarda che c'è le gambe corte, stronzo, però salta. Ecco qua. Ah, ma abbiamo ancora 7 minuti, va bene, andiamo avanti. C'è la volta di Rosalinda. Un remake dei vecchi Pokémon giallo e blu sarebbe magico. Allora, giallo non è insieme a blu. Blu è uscito con rosso, verde è uscito con rosso prima del blu. E giallo è uscito dopo. Gimo, seguo principalmente su YouTube, guardando le tue live intere, mi fai morire da ridere. Grazie di portarmi allegria alla sera tardi. Grazie mille a lei per seguirmi. Sono molto contento. Ah. Comunque, mamma mia, come cazzo vesti? Ma è terribile. Vabbè, è già uscito il remake di giallo, è coso. Beh, perché non è salita? E coso? Non ha attaccato. Vabbè, let's go. Quando attacca, cioè quando si muove senza che io voglia. Stronza. Let's go, è il remake di giallo, sì. Non mi è dispiaciuto Let's Go. Allora, l'ho preso per quello che era, naturalmente. Non mi è dispiaciuto. L'ho apprezzato molto di più, perché comunque è una meccanica nuova, una roba diversa, appunto. L'ho apprezzato di più invece di quell'altro. Di spada e scudo. Let's Go, insomma, era quello che era. Un gioco per avvicinare principalmente gente che ha giocato a Pokémon Go, al mondo di Pokémon. Ed è interessante. Sapevo benissimo a cosa andavo incontro, quindi sinceramente non mi sono trovato... Porca vacca. Vicolo cieco? No, ci passo. Ok. Non mi sono trovato male. Carina anche l'idea di lanciare le Pokémon, insomma. È un giochino, dai. Però carino. Ottimo, capo, sono contento per te. E babangolo. Grazie Lasagna per i suoi 7 mesi. Preferisco la grafica di Let's Go a spada e scudo. Ah sì, mi ricordo. So che non mi ricordo. Mi ricordo che mi era piaciuto molto, però non mi ricordo. Non mi ricordo la differenza. Sì, Iris. Allora, come tutti i giochi di Mario... Anzi, come tutti i giochi Nintendo, anche questo Mario ti lascia il tempo. Ti lascia il tempo di imparare a giocare. Perfetto. Infatti i primi livelli sono anche molto facili e banalotti. Ti insegna a giocare con calma. La difficoltà arriva dopo. Ma con questo Mario, Mario Kart, Mario Odyssey, come tutti i giochi di Mario, ma di Nintendo in generale, sono facili da apprendere, difficili da masterare. Grazie a Gurgu per i suoi 3 mesi. E Rosalinda fa ma perché è una principessa tutta fufu, la puzza sotto il naso. Let's go. Mettiamo un filo indormessa. Pa 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 pa. Cax, sono sempre qui. Non ho mai saltato una live. A parte martedì sera scorso. Aiau. Babangolo. Cosa dovresti fare in questi livelli? Li hai già completati? Devo farli con tutti i personaggi.
Stiamo facendo il completismo. E gatto. Dai. No, dai, passo da sopra che facciamo prima. Mamma mia, che mi salta poco. Ha salvato tutti gli sfavillotti. E sti cazzi degli sfavillotti. Sono stelle ciccione. Sai che roba. Stanno pure sul cazzo gli sfavillotti. Fanculo gli sfavillotti. E mo? No, Bowser Fury per adesso è in pausa. Sto giocando questo che... Vi dico, a rigiocare i livelli di questo con altri personaggi mi diverte molto più di Bowser Fury. Porca miseria, che caccata di gioco. È l'UPG che ti fa correre 200 castelli differenti per poi mandarti a cagare. Effettivamente. Woohoo! Complimenti Silvia, soprattutto per gli ultimi livelli. Io non ho ancora superato l'ultimo livello. Quindi, io direi, visto che è ora di trasferirci qua, per domani mattina, con ancora la bandiera nera di Bowser, porca troia. E salviamo. Ho sbagliato, volevo salvare, ho sbagliato bottone. Guarda qua, tre stelle brillanti che non so che cazzo voglia dire. Grazie, no, niente, Gurgu l'avevo già letto. Vediamo un po' la situazione. Questo ovviamente no. Abbiamo completato. Si può partire dal primo per cortesia. Ok. Mondo 1, perfetto. Infatti c'è la zampetta. Mondo 2, uguale. Mondo 3, perfetto. Mondo 4, ci siamo. Mondo 5 ci manca. No, anche il mondo 5 è fatto. Ah, il mondo 6, eravamo al mondo 6. Mi mancano i livelli con Rosalinda per il mondo 6. Poi c'è il mondo 7, il mondo 8, il mondo 9, il mondo 10, il mondo 11, il mondo... Grazie The Light per i 25 mesi. Eccolo là, c'era qualcuno. Sì, ma il prossimo è Mario Mattino. Domani mattina andiamo avanti con Mario. Allora, adesso vediamo se ha senso continuare Mario. Se domani non riusciamo a finirlo... Non lo so, vi piace l'idea dell'avventura che devo completarla con tutti i personaggi? Perché stasera alla fine abbiamo chiacchierato parecchio, però c'era poco da fare. Cioè, ero io che ripetevo le stesse cose, cioè le stesse cose, che io parlavo con voi mentre giocavo le stesse cose all'infinito. Quante ore ci ho giocato? Non lo so, adesso te lo dico. Faccio così prima che mi organizzo le robe. Faccio così. E non l'ho visto. Ah sì, giusto, perché volevo staccare. Ah, ma non posso giocare se la stacco. Non lo so comunque. Ci ho giocato solo in live, a parte le cose aggiuntive che non so dirti quante. Vabbè, 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 vabbè. Ragazzi, no, devo fare anche altro. Vi ringrazio per donazioni super e super come sempre, perdonatemi per Timbleweed, sono veramente dispiaciuto, ma non è una roba che purtroppo fa per me, quella meccanica di più personaggi è una roba che difficilmente digerisco. Vi raggio i termosifoni e gli diciamo: i fagioli fanno fare le puzze, ok? Noi ci vediamo domani mattina con l'ultimo livello maledetto di Mario. Buonanotte, a domani.